Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, primo incontro della serie Le frontiere della biologia. Io sono Antonino Cattaneo, sono professore qui alla Scuola Normale Superiore e quindi introduco questo corso soltanto per darvi il benvenuto della Scuola Normale Superiore da parte del suo direttore, il professor Beltram. La Scuola Normale è molto fiera di poter ospitare questo incontro che si svolge appunto nell'ambito di una serie in collaborazione con l'Accademia dei Lincei. Come sapete, questo è il primo di una serie di tre incontri, il cui calendario ovviamente voi conoscete. E prima di dare la parola alla professoressa Giuseppina Barsacchi dell'Accademia dei Lincei, che vi porterà il saluto dell'Accademia dei Lincei, volevo dire due brevissime parole per introdurvi la relatrice di oggi, che è la professoressa Marina Bentivoglio. Marina Bentivoglio è professore di istologia alla Università di Verona. Marina Bentivoglio è una neuroscienziata di valore internazionale, si è occupata di problemi molto importanti nel sistema nervoso, soprattutto ha una lunga esperienza un grosso entusiasmo anche per la divulgazione delle neuroscienze, per insegnare le neuroscienze anche al grande pubblico, oltre che nelle aule universitarie. Marina Bentivoglio ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali per le sue ricerche ed ha svolto incarichi direttivi in molte organizzazioni internazionali, tra cui ha diretto l'International Brain Research Organization, che è una grande organizzazione internazionale di promozione per la ricerca sulle neuroscienze a livello internazionale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ha diretto la Società Italiana di Neuroscienze, quindi è veramente una neuroscienziata di valore internazionale. Siamo molto contenti che Marina possa svolgere la sua conferenza introduttiva di questa serie. Io non vi rubo altro tempo, lascio la parola alla professoressa Giuseppina Barsacchi dell'Accademia dei Lincei. Grazie Antonino, mi aggiungo al ringraziamento alla professoressa Bentivoglio per la sua presenza qua e grazie a voi che siete qui, perché senza di voi questo programma dell'Accademia dei Lincei per le scuole non si potrebbe fare. Ogni volta che inauguriamo un corso, e questo è il caso oggi, è emozionante incontrare gli insegnanti a cui questi corsi sono rivolti. E quest'anno il corso si basa sulle neuroscienze, come avete visto, e siamo privilegiati perché approfittiamo delle competenze eccellenti presenti in Pisa, qui alla Scuola Normale e anche al CNR, all'università. Perciò in effetti l'ideazione di questo corso viene dai nostri neuroscienziati. Spetta a me, lo faccio molto volentieri veramente, portarvi il saluto dell'Accademia dei Lincei, nelle persone in particolare dell'attuale presidente Alberto Quadrio Curzio, l'economista, e del presidente precedente, attuale vicepresidente Lamberto Maffei, e a loro va il merito di avere ideato e sostenuto e con determinazione perseguito l'idea di questo programma di sostegno agli insegnanti delle scuole secondarie di ogni ordine e grado. Vedrete che a Pisa quest'anno iniziamo con le scuole dell'infanzia fino ai licei, fino a tutti i licei. E questo programma ora copre larga parte del territorio nazionale, ci crediamo molto e desideriamo proseguirlo. Tra l'altro Lamberto Maffei attualmente è presidente di una fondazione
che è stata creata appositamente per dare consistenza e solidità a questo programma. Abbiamo cominciato in modo un po' artigianale, c'è ancora molto volontariato, bisogna dire, ma questo aiuta sempre. E pensiamo che possa perciò proseguire e sperabilmente, grazie appunto alla vostra partecipazione, incidere sul lavoro delle scuole di ogni categoria. Grazie naturalmente alla scuola normale, al direttore, al personale che è sempre ineccepibile, alla segreteria di cui non potremmo fare a meno, e poi per queste belle strutture in cui ci ospitano. E ora do la parola alla professoressa Bentivoglio per la sua lezione. Grazie ancora. Grazie mille. Funzionano questi? No. O meglio usare questi? Buonasera a tutti. No, questo non funziona. Sì, funziona. Allora guarda lei. Questo lo spengo così. Sì. Buonasera, grazie per essere qua. Dopo questa introduzione mi sento imbarazzata e sono grata a chi ha organizzato tutta questa manifestazione. Ho sentito parlare di scuola dell'infanzia, ma voi insegnate licei, vero? Quindi istruzione superiore, no? Perché... Allora, devo dire che non conosco i vostri libri di testo, non li ho guardati e tutto sommato... mi spiace doverlo dire, ma non ho mai neanche letto un libro di neuroscienze, un libro di testo di neuroscienze, perlomeno dall'inizio alla fine. Forse ogni tanto l'ho consultato, anche perché quando sono laureata in medicina, specialista in neurologia, e ho rapidamente lasciato il lavoro clinico per concentrarmi sul lavoro di ricerca, e non esistevano testi di neuroscienze, quindi in realtà poi... mi sono un po' costruita il mio libro di testo. Devo però dire con dolore che da qualche sguardo, da qualche segnalazione che ho avuto da colleghi, i libri di testo delle scuole sono pieni di errori. E questo non so da chi dipenda, non so chi li controlli, però ogni tanto ci sono proprio degli strafalcioni. Questo è quello che mi è stato segnalato. Per l'incontro di oggi... in realtà ho deciso una cosa un po' strana, che avevo organizzato tempo fa, avevo spiegato anche prima. Io ho insegnato a lungo alle scuole di specializzazione, neurologia, riabilitazione, psichiatria, al primo anno. Quindi parliamo di colleghi medici laureati, i quali iniziano una specializzazione. E allora quando li incontravo mi sembrava, non mi ricordo bene di che materie si parlasse, ma comunque il primo anno delle materie di base, rinfrescare l'organizzazione del sistema nervoso, era il mio primo quesito a loro, era come ci muoviamo. E questi colleghi medici rimanevano completamente congelati, mi guardavano disperati, come se una domanda di questo genere fosse una domanda molto originale, alla quale era difficile rispondere. E allora a un certo punto ho detto: ma scusate, forse bisogna che un corpus generale di informazioni debba essere messo insieme in modo organico. E allora ho pensato di fare una passeggiata di cose che voi sicuramente saprete, sono nei libri di testo, sono anche per la maggior parte, non tutto, ma insomma di sapere comune, però per mettere insieme un itinerario che è l'inizio, in cui poi voi potete approfondire delle nozioni, o se un ragazzo è interessato può andare avanti, oppure può essere stimolato a intraprendere degli studi del genere all'università, dove peraltro tuttora le neuroscienze, anche se sono definite al plurale, noi ci chiamiamo neuroscienziati, anche se la parola scienziato in Italia fa sempre un po', uno pensa sempre che sia matto. A me quando chiedono che mestiere fai, dico che insegno all'università, perché se dico scienziato pensano, non so. Però insomma c'è una società di neuroscienze, quindi c'è una comunità scientifica molto attiva peraltro, ma dal punto di vista dell'insegnamento universitario in moltissime sedi e tuttora nei programmi ad esempio di medicina gli insegnamenti sono spezzettati, no? La fisiologia, l'anatomia, la farmacologia, e purtroppo o per fortuna le neuroscienze sono altissimamente integrate, cioè ciascuno di noi per fare ricerca ha ovviamente un know-how
più approfondito in certi campi, ma deve sapere, insomma, è quello che con un termine un po' di moda si definisce come interdisciplinare. Sono un campo interdisciplinare. Allora, per cercare di essere utile, organizzato le cose in questo modo, il più semplice possibile, perché secondo me la chiarezza non è mai troppa, e questo l'ho visto a tutti i livelli di insegnamento che mi è capitato, anche a livello internazionale, di iniziare da una premessa, fare un piccolo richiamo anche all'organizzazione cellulare del sistema nervoso, perché vi prepara ad incontri successivi, e poi iniziare questa che io chiamo la passeggiata nel cervello, e cioè partire dall'ambiente e ritornare all'ambiente, come noi usiamo il nostro cervello. E immagino che ci sia uno spazio per le domande. Chiunque abbia delle, quelle che in inglese si chiamano le burning questions, sicuramente può interrompere. In linea di massima, magari è meglio arrivare alla fine e poi vi segnate dei quesiti se non sono proprio brucianti, e poi io sono a disposizione, tutti siamo a disposizione per domande e dibattiti. L'altra cosa che io ho fatto una fatica tremenda a preparare quello che vi dirò oggi, perché avevo una serie di presentazioni, ma sostanzialmente in inglese. Quindi, perché l'inglese, io rispetto non solo moltissimo le lingue, ma anche i dialetti sono un patrimonio culturale, le lingue anche minoritarie sono una ricchezza. Detto questo, l'esperanto della scienza è l'inglese. E quindi le presentazioni che avevo sono in inglese, spero di averle tradotte in modo corretto. Ho passato svariate ore ieri, stamattina in treno, quindi poi di fronte a dei docenti mi spiacerebbe ci fossero degli errori. Comunque ho dovuto tradurre, ecco questo, e molti termini peraltro sono tecnici. Allora, iniziamo proprio da una premessa di ordine generale, quello che in inglese si chiama set the stage, no? Cerchiamo di mettere in un contesto e poi iniziamo la nostra passeggiata. Allora, a cosa serve il cervello e come facciamo a capire a che cosa serve il cervello? Allora, forse l'esempio sicuramente più triste, ma anche più conclamato di a cosa serve il cervello, voi lo avete da quello che è la morte cerebrale. Sapete benissimo che ci sono dei casi in cui il concetto di morte oggi è, parlo in termini ovviamente biologici ma anche legali, difficile, perché l'individuo può essere tecnicamente vivo, col cuore che batte, ma il cervello è morto. Ora, una persona è morte cerebrale, quindi poi si inizia la relativa procedura che può consentire l'espianto degli organi, eccetera, eccetera, però una persona è morte cerebrale, una persona che non è più fra noi. È tecnicamente vivo, ma anche tecnicamente incapace di comunicare con l'esterno. Quindi a cosa serve il cervello? Il cervello serve a metterci in un contesto come persona, serve a noi a essere persone. Ora, non so se vi capiterà o se viene menzionato in libri di testo o se viene scritto sui giornali, ma molti dei grandi problemi vengono studiati in organismi molto semplici come il moscerino della frutta oppure un verme, il verme della terra, il Caenorhabditis elegans, organismi molto elementari. Questo perché il cervello nel corso dell'evoluzione, in particolare poi nei mammiferi, aumenta di complessità. È una struttura molto complessa e per comprendere alcuni principi di funzionamento che vengono poi mantenuti nelle specie e nel corso dell'evoluzione, degli organismi semplici aiutano. Ora, da questo punto di vista, sarebbe bene tenere sempre presente che, perlomeno per quello che riguarda il sistema nervoso, l'evoluzione non ha sottratto, ha aggiunto. E quindi nel corso dello sviluppo filogenetico del cervello abbiamo aggiunto funzioni,
aggiungendo funzioni abbiamo aggiunto reti neurali, e ora vedremo cos'è una rete neurale, un circuito. Abbiamo aggiunto la capacità di scolpire queste funzioni a seconda delle esigenze dell'ambiente, e le spinte biologiche sono comunque delle spinte fondamentali, quelle della sopravvivenza, la sopravvivenza dell'individuo e della specie e la riproduzione, e questo lo sono anche nell'Homo sapiens sapiens, cioè noi, e in tutto questo, immagino che questo sia vero di tutto l'organismo, ma per quello che riguarda l'organizzazione del sistema nervoso si aggiunge hardware, cioè cervello, reti, viene scritto software, i programmi per farle funzionare, e vengono selezionati i software che alla specie servono. Quindi questo semplicemente per dire che un lavoro nel Cenorhabditis elegans oppure nel moscerino della frutta non potrà dare delle informazioni su come si fa la scelta della merce al supermercato, ma ad esempio un lavoro su una lumaca, quello che ha fatto Eric Kandel, non solo, che dei ricercatori che hanno lavorato su organismi molto semplici, hanno dissezionato i meccanismi base dell'apprendimento e della memoria. Quindi ogni tipo di modello fornisce delle informazioni che sono poi utili agli altri modelli. Quando arriviamo ai primati, noi siamo primati umani, naturalmente ci sono i primati non umani, le scimmie o le scimmie antropomorfe, e lì anche lì le cose cambiano, c'è un salto sicuramente dal primate non umano al primato umano, e qui vedete la superficie laterale del cervello, e vedete che a parte il fatto delle dimensioni, perché le dimensioni, poi c'è tutto un complesso discorso di rapporto con il peso corporeo, eccetera, ma comunque certamente vedete che si sviluppa molto, per esempio, questa parte anteriore del cervello che si chiama il lobo frontale, col quale facciamo un sacco di cose, e non tutte queste cose sono conosciute. Allora, se noi guardiamo questo grosso cervello di qui, vediamo la superficie laterale, e qui è aperto e si vedono tutti i fasci di fibre. Sapete anche che quando ci sono addensate le cellule parliamo di sostanza grigia, e quando sono addensati i fasci di fibre parliamo di sostanza bianca. Ora, uno dei grandi problemi è stato vedere che cosa c'era dentro, e vedendo comunque non si capisce la funzione. Questo è stato un itinerario conoscitivo ed è tuttora un itinerario conoscitivo. Tenete presente che le neuroscienze credo che sia un termine degli anni 1970, quindi stiamo parlando di l'itinerario interdisciplinare negli ultimi 40 anni, e forse i progressi più importanti sono iniziati nel XIX secolo, a metà del XIX secolo. Se voi pensate a quando Harvey ha identificato la circolazione, qui siamo molto molto più tardi, è un problema molto più complesso, e che soprattutto ha richiesto e richiede tutt'oggi moltissime tecnologie, e la tecnologia è uno strumento, quindi bisogna usarla e comprendere, però servono. E per quello che riguarda le neuroscienze, ripeto, può essere vero anche in altri campi, le grandi frontiere sono il molto piccolo, quindi il gene, la molecola, ma addirittura anche prima del gene, al molto grande, cioè il cervello per intero, e anche delle indicazioni di come potrebbe funzionare, da questo che si chiama l'imaging funzionale, che sicuramente avete sentito nominare, no? Fare un compito, far fare un compito a un individuo anche sano, e poi fare una risonanza magnetica funzionale per vedere quali aree del cervello si attivano, che ha dato moltissime informazioni. Però attenzione, tra 100 anni potrebbero ridere di queste informazioni, perché qui stiamo mappando le informazioni come facevano i frenologi nel 1800, in più vediamo delle funzioni che si esprimono in secondi, quando noi viviamo
una giornata di ore e una vita di anni. Quindi tutto deve essere messo in un contesto, tutto deve essere visto con uno spirito critico. Rimane però il fatto che lo sforzo congiunto tecnologico e anche dei ricercatori implicati che devono parlarsi è uno sforzo molto grande, che richiede anche investimenti molto grandi. Credo che nei paesi che non sono l'Italia, che danno alla ricerca scientifica una priorità, neuroscienze sono top, lo sono in Giappone, lo sono negli Stati Uniti, lo sono comunque, questo adesso è tutto un altro discorso, ma è un campo in cui l'impegno è recente, storicamente recente. Io ho questa è una storiella che vera, che con un quesito che posso fare a colleghi, alla società di neuroscienze, che è la società americana, i partecipanti sono un congresso che si svolge una volta l'anno, sono circa 40-45 mila, quindi una città, perché a questo si aggiunge il fatto che è un campo molto molto competitivo. E, Washington, ho preso un taxi, e il tassista, che si chiamava George, mi ha detto, siccome andavo al centro congressi, mi ha detto: scusi, ma anche lei fa parte di tutti questi del cervello? Ho detto sì, sto andando a questo congresso. Dice: senta un po', posso farle una domanda? In una scala, e l'ha fatta precisissima, in una scala da 0 a 100, quanto sappiamo del cervello? Ho detto: oddio, adesso che cosa gli rispondo a George? E io ho detto: ma... ti dico, scusi, l'ha fatta ad altri questa domanda, e per caso qualcun altro l'ha risposta. Dice sì, e dice: guardi, in realtà il problema è che io ho portato ieri una persona che doveva essere molto illustre, perché mi ha detto che ha scritto 20-25 libri, io gli ho fatto questa domanda, la sua risposta è stata zero. Allora volevo sapere se la persona che ho portato era matta, oppure voi che state facendo? Ecco, quindi... tuttora io non so cosa si doveva rispondere a Giorgio, per non dirgli che ero matta gli ho detto mi pare un 25%, una cosa del genere, però francamente non so tu cosa risponderesti? Esatto, allora se l'ho rifatto in un comitato di colleghi molto molto insomma prestigiosi, era un comitato ristretto, ho rifatto la domanda del tassista Giorgio e mi sono arrivati dallo 0,1 fino al 5% massimo. Comunque non lo so, queste sono delle storie, però effettivamente è un itinerario in itinere, ecco, questo sì. Allora, com'è questo itinerario? E questo voi lo dovete avere chiaro, e forse anche i ragazzi lo devono avere chiaro, e non è un itinerario solo delle neuroscienze, lo è di tante altre scienze biologiche. Allora, naturalmente i geni dettano legge, nei geni abbiamo una serie di comandi scritti, su questo non c'è dubbio. Sappiamo oggi con l'epigenetica che anche il messaggio dei geni peraltro può essere scolpito. Comunque, dai geni, i geni codificano per molecole, le molecole, quindi qui siamo nell'ambito della genetica, qui siamo nell'ambito della biologia molecolare, quindi siamo sempre nell'ambito del piccolo. Arriviamo alla biologia cellulare, quindi naturalmente sempre neurobiologia cellulare in questo caso, e le cellule sono i mattoni di un tessuto, sono i mattoni di un organo, ma c'è molto prima delle cellule, naturalmente, che può cambiare queste cellule. E nel tessuto nervoso abbiamo questa complicazione che abbiamo non solo neuroni ma anche glia. I neuroni poi, che sono delle cellule per definizione sociali, devono chiacchierare, il loro lavoro lo fanno chiacchierando, quindi costruiscono dei circuiti, i circuiti costruiscono dei sistemi, che sono quelli di cui parleremo oggi. Con questi sistemi noi torniamo da una parte all'ambiente e dall'altra il prodotto è la nostra mente, la mente è il prodotto del cervello, così come lo è il nostro comportamento, e con il nostro comportamento torniamo all'ambiente. Ora, servono tutti questi elementi insieme per capire esattamente che cosa sta succedendo, e non c'è alcun dubbio che abbiamo un hardware centrale, ecco, con quest'hardware che si forma nel corso dello sviluppo noi nasciamo, ma che poi il software anche è già scritto, ma il software viene riscritto, comunque pezzi di software scritti in continuazione, e in relazione proprio alle esigenze ambientali.
Il concetto di sistema nervoso centrale e periferico è molto semplice, ma io insisto moltissimo perché è fondamentale, quindi vi pregherei veramente di trasmetterlo agli studenti. Allora, noi sappiamo, entrambi sono fatti da tessuto nervoso. Voi sapete senz'altro che tutta la complicazione del nostro organismo è fatta da 4 grandi famiglie di tessuti. Il tessuto nervoso è una di queste grandi famiglie. E il 98% del tessuto nervoso è concentrato nel sistema nervoso centrale. Ma questo 98%, anzi il 100%, che corrisponde più o meno al 2% del peso dell'organismo, consuma il 20% dell'energia. Quindi i tessuti che consumano più energia, proprio energia, quindi ATP, ma anche ossigeno, insomma tutto quello che serve per produrre l'energia, sono il muscolo, tant'è vero che il cuore è un muscolo, ma numero uno è proprio il tessuto nervoso. E qui si torna al problema dal quale avevo iniziato della morte cerebrale, perché di fatto qualsiasi situazione interrompa questo apporto energetico, il tessuto nervoso muore mentre il resto dei tessuti sopravvive. E questo tessuto contiene 2 tipi di cellule, che sono i neuroni e la glia, su cui dirò soltanto poche parole. Ora, il sistema nervoso centrale, che è la centralina di comando, è racchiuso in cavità ossee, quindi l'encefalo, che è racchiuso dentro al cranio, e il midollo spinale, che è contenuto nel canale vertebrale. Naturalmente questi involucri ossei sono protettivi. Naturalmente c'è la grande complicazione che non c'è spazio, non lasciano spazio, il che ha delle conseguenze sia nella salute che nella malattia, delle quali poi, se volete, possiamo discutere. Ora, il sistema nervoso periferico è costituito dalle fibre dei nervi e i gangli, che sono al di fuori del sistema nervoso centrale. Ora, dove comincia e dove finisce il sistema nervoso centrale è un limite precisissimo. Quindi l'encefalo, abbiamo detto, e il midollo spinale, che è racchiuso dentro il canale vertebrale. Queste sono le radici spinali, che certamente conoscete. All'ingresso delle radici finisce il sistema nervoso centrale. Questo ha delle conseguenze, perché oltre all'involucro cranico, il sistema nervoso centrale è protetto dalle meningi, e le meningi sono tessuto connettivo, non sono tessuto nervoso. Però sono... vabbè, questo ne parliamo. E poi ci sono delle conseguenze per la patologia. Per esempio, se io taglio, questo ve lo dirò dopo, ma lo spiegherò meglio, ma la rigenerazione delle fibre dentro il tessuto nervoso centrale è impedita, nel sistema nervoso periferico è consentita. Quindi ci sono proprio delle differenze, il neurone è il neurone, ma ci sono delle differenze nei compartimenti, che sono delle differenze di funzionamento, ma anche di malattia e di possibilità di recupero. Le cellule. Allora, il neurone, dirò veramente 2 parole, perché immagino che sia quello su cui sapete di più, su cui i testi si estendono di più. Importante sapere che è una cellula che ha una precisa disposizione spaziale, ce ne sono tanti tipi, ognuno con una disposizione spaziale. Questo è fatto perché sono un insieme sociale, devono parlare, devono chiacchierare, e l'organizzazione dei dendriti e degli assoni fa sì che si incontrino. È una cellula polarizzata, vuol dire che ha dei domini funzionali della membrana che non sono identici in tutta la membrana. Voglio dire, se voi prendete, tanto per essere precisi, ma se voi prendete una cellula epatica e la moltiplicate per n volte, avete un fegato, ok? Se voi prendete un neurone e la moltiplicate per n volte, avete un disastro. Quindi, voglio dire, ogni neurone al posto giusto deve fare le sinapsi giuste, stabilire i sinapsi giuste per circolare. L'albero dendritico, sapete che dendros è la parola greca per ramo,
quindi non fa altro che aumentare, si usano termini botanici, quindi gli arborizzazioni dendritiche, l'albero, d'altra parte se voi guardate un albero ha una distribuzione di volumi che è simile a quella poi dei neuroni, e sapete anche che formano, chiacchierando e stabilendo delle sinapsi, formano i circuiti, quindi un neurone A chiacchiera con un neurone B, eccetera, eccetera, attraverso questi contatti sinaptici, di cui non parlo, e che utilizzano per lo più, quando sono sinapsi cosiddette chimiche, dei mediatori chimici come neurotrasmettitori. Allora, una prima cosa, secondo me importante, che tutti devono sapere, è che è vero che c'è quest'hardware, ma quest'hardware si modifica, e si modifica per tutta la durata dell'esistenza, inclusa la vecchiaia peraltro. Ora, ad aumentare ulteriormente la superficie accettrice, in questo caso di sinapsi, dei dendriti, abbiamo anche delle espansioni che si chiamano le spine dendritiche, sempre usando dei termini botanici, e queste cambiano in continuazione. Le vostre stanno cambiando mentre io vi sto parlando, e quando dormirete e farete più o meno pulizia delle informazioni della giornata, le vostre spine dendritiche cambieranno. Quindi stiamo parlando di un sistema che veramente noi possiamo modellare, anzi l'esperienza modella e scolpisce. Sapete anche che i neuroni nascono da cellule madri, nascono per mitosi come tutte le cellule somatiche, ma poi perdono quando si differenziano, quindi quando crescono perdono la capacità di dividersi. Allora, come mai delle cellule così preziose perdono la capacità di dividersi? Anche perché se c'è un trauma, una perdita di neuroni, vengono rimpiazzati dalla glia, e poi dirò due parole della differenza fra glia e neuroni. Ora, nel piano della biologia, come mai questo sia successo, adesso potremmo discuterne, ma il punto fondamentale è che la nostra esperienza è dentro le nostre sinapsi. Quindi se noi cambiassimo i neuroni ogni 3 giorni, come facciamo con i tessuti epiteliali, saremmo completamente deficienti. E in ogni caso il neurone nato domani non è stato con noi oggi. Quindi è un meccanismo assolutamente essenziale per il nostro patrimonio di apprendimento. Questo però vuol dire che i neuroni vivono la nostra vita, tutta la nostra vita, dalla vita prenatale fino alla morte. E che quindi qualsiasi evento, e dico qualsiasi evento, è anche un'influenza, perché un'influenza, vabbè, adesso la lasciamo, non voglio spaventare nessuno, perché non c'è niente di cui spaventarsi, c'è solo da rendersi conto del fatto che vivendo la nostra vita la vivono nel bene di esperienze molto arricchenti e nel male di qualsiasi situazione oggettivamente dovuta a patogeni oppure a traumi, a shock di temperatura, qualsiasi cosa, i neuroni sono sempre con noi. Ora, può non succedere assolutamente niente. Anzi, non succede assolutamente niente la maggior parte delle volte, però magari ad un secondo, ad un terzo, ad un quarto stimolo, il neurone che è stato esposto a determinati stimoli risponde in un modo diverso da quello che non è stato esposto. Quindi, a parte dire sempre ai ragazzi di mettere questo casco a tutti i costi, di tenersi cari i neuroni in testa perché nessuno li rifà più, teniamo presente, teniamoceli buoni, nel senso che veramente vivono con noi. A ulteriore complicazione di chi li studia, il neurone è il neurone, è una cellula, quindi ha le caratteristiche delle cellule, è una cellula, come ho detto, polarizzata, ha delle caratteristiche comuni, ha un nucleo, un citoplasma, però la grandissima complicazione, sempre un epatocita n volte fa un fegato e un neurone n volte fa un disastro, c'è una grande eterogeneità di popolazioni neuronali. Quando ne abbiamo capito uno, abbiamo capito i meccanismi fondamentali, però non li abbiamo capiti tutti e hanno delle regole diverse in queste popolazioni cellulari. Di questo ci accorgiamo anche nelle malattie, c'è questo di cui parliamo, della vulnerabilità selettiva, con dei quesiti che tuttora sono irrisolti, perché degenerano, non so, un certo tipo di neuroni che sono i neuroni dopaminergici nella malattia di Parkinson, perché degenerano i motoneuroni
nella sclerosi laterale amiotrofica, la malattia del moto neurone di cui forse avete sentito parlare, perché comunque fa molta è una malattia fatale, è una malattia terribile, sono malattie incurabili, la SLA è tuttora incurabile, perché ci sono delle cellule addirittura nella stessa struttura, per esempio nell'ippocampo, che sono più sensibili a mancanza di ossigeno di altro. Questi sono quesiti che sono tuttora irrisolti. Quindi, voglio dire, la eterogeneità dei neuroni è un ulteriore problema che si aggiunge nell'ambito delle neuroscienze. E tanto per ricordare di questo punto, questa è una metodica molto complessa di manipolazione genetica, però neuroni tutti uguali e tutti diversi, come si vede con questa particolare metodica, si chiamano i rainbow mice, i topi arcobaleno, e vedete tutti dei neuroni un pochino diversi, poi si possono seguire i dendriti dell'uno e dell'altro. Allora, una cosa importante da tenere presente, e da tenere presente un concetto semplicissimo, ma tenere presente anche quando si parla della malattia, quando si parla dei traumi, delle conseguenze, è che in questa cellula, che come ho detto è polarizzata, la sintesi proteica, che sapete benissimo cos'è, quindi la fabbrica di tutto il materiale che serve, ed è materiale che serve alla funzione sinaptica, è nel corpo cellulare, mentre lungo l'assone, attraverso questo meccanismo che si chiama il trasporto del flusso assonale, c'è un continuo viaggio di molecole, di sostanze, ma anche di vescicole che servono poi alla sinapsi, anche se si assemblano poi nel terminale, nei due sensi, che tecnicamente si chiamano anterogrado dal corpo cellulare al terminale sinaptico e retrogrado dal terminale sinaptico al corpo cellulare. Allora, questo ha una conseguenza che è quella che dicevo prima. Il corpo cellulare ha assoluta necessità di essere sempre in comunicazione con la sua periferia, con la sua sinapsi, ma comunque l'assone da solo non può sopravvivere, perché i materiali vengono dal corpo cellulare. Quindi, se noi lesioniamo un assone, e qualsiasi tipo di lesione, a qualsiasi livello, comunque andrà ad uccidere della cellula, e se la cellula è morta non c'è niente da fare, si forma una cicatrice che ripete gliale e va a tagliare degli assoni in qualsiasi sede del sistema nervoso centrale, il moncone distale al punto di lesione degenera, non può sopravvivere da solo e possiamo avere dei danni molto a distanza da dove di fatto c'è stato la lesione. Questa, non so se vi capiterà di definirla così, ma si chiama valeriana, da Waller, che era un fisiologo inglese che l'aveva identificata. D'altra parte, come vi ho detto, la degenerazione, il corpo cellulare ha assolutamente bisogno di comunicare con la sua periferia, perché trae da lì materiali trofici, e se la periferia è tutta degenerata, degenera anche lui. Quindi noi possiamo avere un punto di lesione in cui in realtà ci sono poi delle ripercussioni a distanza. Ora, in una situazione di questo tipo, quindi quando abbiamo una degenerazione anterograda, il corpo cellulare è vivo e in teoria può fabbricare i materiali per far ricostruire l'assone. Ma nel sistema nervoso centrale la rigenerazione dell'assone viene impedita. Tutt'oggi non sappiamo perché. È un grandissimo argomento di ricerca, e l'ipotesi più probabile, su cui ci sono anche delle evidenze, è che i prodotti della mielina, ecco, non abbiamo parlato della mielina, ma sapete che la guaina che avvolge l'assone è una specie di nastro isolante, con grandissima componente lipidica, i prodotti di degenerazione della mielina inibiscano la rigenerazione dentro il sistema nervoso centrale, ma nel sistema nervoso periferico invece il nervo si può riallungare. Naturalmente ci mette del tempo, bisogna fabbricare tutti i materiali, può non fare le sinapsi giuste, però mentre, non so, con un trauma stradale, voi vedete persone anche giovanissime con una lesione spinale in carrozzella, perché si è persa la funzione della lesione in giù, ma non so, in un incidente sul lavoro, oppure quelle delle corse automobilistiche, no? Riattaccando il braccio, riattaccando le dita, eccetera, eccetera, poi dopo un po', insomma, ci vuole riabilitazione, un po' di fortuna e tutto il resto, ma le rimuovono. Quindi è un'importante differenza fra centrale e periferico. Per quello che poi sentirete dire dopo,
dove vi si parlerà molto di glia, eccetera, eccetera. Ora, teniamo presente che voi potete anche vedere dei neuroni normali e ci possono essere delle patologie completamente gliali. Per esempio, faccio un esempio forse ignoto, ma non so, i neuroni non hanno i recettori per il virus dell'AIDS. Il virus dell'AIDS fa ammalare la glia, però nel neuroAIDS ci sono delle importanti conseguenze nell'ambito, diciamo, neurologico, perché naturalmente un cattivo funzionamento di certe cellule va ad influenzare i neuroni. Per avere un sintomo voi dovete disturbare i neuroni, ma non è detto che ci siano i buchi nel cervello, anzi, nella maggior parte delle malattie non ci sono. In un'encefalite spaventosa, la più spaventosa cui si possa pensare, che è la rabbia, che tuttora esiste in moltissime parti del mondo, a guardare il cervello è normale, non c'è degenerazione. Quindi il problema non è solo il neurone che muore, è il neurone che funziona male. Quindi un neurone può essere lì ma funzionare male, essere disturbato nel suo funzionamento. La glia, allora lo sapete, poi ve ne parleranno altri, io non volevo parlare di questo ma soltanto due parole. I neuroni non sono le cellule più numerose del sistema nervoso, non sono le cellule più numerose del sistema nervoso centrale. Gli astrociti sono circa 10 volte più numerosi dei neuroni. Fra l'altro è un rapporto filogeneticamente evolutivo. Ma il neurone è l'unica cellula elettricamente eccitabile, cioè l'unica cellula capace di generare e di condurre l'impulso nervoso. La glia è un po' diversa. Nel sistema nervoso centrale e periferico, questi che vedete in blu sono le cellule che fabbricano la mielina, sono gli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale, le cellule di Schwann nel sistema nervoso periferico. Sono organizzati in modo un po' diverso, ognuno ha le sue malattie. Per esempio, la sclerosi multipla, di cui sicuramente avete sentito parlare, è una malattia degli oligodendrociti, le cellule di Schwann sono intatte, mentre ci sono, non so, delle neuropatie o delle patologie periferiche che colpiscono le cellule di Schwann, ma non colpiscono gli oligodendrociti. Allora, e qui forse mi sono dilungata troppo in questa parte iniziale, però adesso, fatta questa premessa, facciamo questa passeggiata, facciamo insieme questa passeggiata. Posso andare? Ci vorranno circa 20-30 minuti? Beh, ok. Allora, noi riceviamo dall'ambiente informazioni continue e abbiamo anche visto che sono assolutamente fondamentali perché noi continuiamo ad imparare. Impariamo e dobbiamo immagazzinare, perché di fatto quando abbiamo bisogno di informazioni dobbiamo essere in grado di richiamarle. Allora, prima di tutto queste informazioni devono entrare nel sistema nervoso. Come facciamo e come le registriamo? E questa è una cosa che sapete, però avrei piacere che fosse molto chiara in un contesto generale. Quindi utilizziamo i sensi. Allora, i sensi, lo chiedo anche naturalmente, il gusto, l'olfatto, il tatto, la vista, l'udito. Ora, il tatto, di fatto è molto complesso, perché non è solo il tatto la sensibilità tattile, si chiama modalità somatosensoriale, e comunque in tutti questi sensi, più o meno in modo complicato, ci sono delle sottomodalità. Ma teniamo per buono che abbiamo i cinque sensi. Allora, i cinque sensi iniziano dai recettori. Cosa sono i recettori? Possono essere cellule, possono essere pezzetti di neuroni, possono essere neuroni, dipende dalla modalità sensoriale, però sono delle strutture specializzate per registrare un determinato stimolo, che hanno peraltro dei parametri molto precisi. I recettori del nostro udito sono in grado di registrare gli stimoli entro determinati hertz, e altre specie registrano a delle frequenze che sono tutte diverse o molto maggiori, quindi sono, diciamo, dal punto di vista, le nostre capacità sono specie specifiche. Una delle cose che abbiamo fatto noi abbiamo occupato una nicchia diurna
Mi dicevano dei colleghi, io non so nulla di etologia comparata, però mi diceva una cosa che tipo molto più del 90% dei mammiferi sono notturni, quindi ma molto di più, molto più forse del 95% addirittura, quindi noi abbiamo occupato una nicchia che era poco affollata. Naturalmente la notte fa più fresco, quindi si risparmia energia eccetera eccetera, la vista viene utilizzata per certe funzioni ma vengono utilizzate tante altre funzioni, noi abbiamo privilegiato la vista e attraverso questo scherzetto abbiamo fatto un cervello che per un terzo visivo e oggi lavoriamo tutto il giorno guardando i computer, quindi voglio dire come poi i nostri recettori hanno determinato, hanno avuto delle conseguenze incredibili anche su quello che poi la società è diventata, è da tenere presente. Allora, dai recettori sensoriali, queste strutture specializzate, ognuno sta a casa sua, ognuno è fatto al modo suo, comunica con un ganglio. Siamo sempre nel sistema nervoso periferico. Ora, la vista, il primo non è un eccellente esempio di questo, perché un ganglio vero e proprio non ce l'ha, si chiamano le cellule ganglionari, la retina che è in fondo alla camera posteriore dell'occhio, in questo caso i recettori sono i coni e i bastoncelli, queste sono tutte informazioni che nei libri di testo sono abbastanza chiare, quindi le faccio rapidamente. E la retina però è come se fosse una specie di sistema nervoso centrale dislocato dentro l'occhio. Molto sofisticato, è un mondo sofisticatissimo, anche a livello di neuroni e delle loro interazioni. L'udito, e peraltro nelle orecchie interne abbiamo anche i recettori dell'accelerazione, quindi dell'equilibrio, che servono poi all'equilibrio, ma nell'organo del Corti ci sono queste cellule straordinarie, non sono mobili, sono immersi in un liquido e a seconda della lunghezza d'onda mandano degli stimoli. Fin dall'inizio la mappa è tonotopica, vengono registrate in maniera che le frequenze basse e le frequenze alte vanno in ordine dentro le fibre del nervo uditivo. L'olfatto, peraltro l'olfatto contribuisce moltissimo anche al gusto. L'olfatto ha invece neuroni, e qui non voglio, perché è una lunga storia, semmai facciamo un incontro apposta perché è una storia interessantissima, però dentro le cavità nasali in alto abbiamo la mucosa olfattiva, che è quella che è vicina alla mucosa respiratoria, no? Quindi respiratoria poi continua con trachea e bronchi. La mucosa olfattiva, qui abbiamo una struttura che si chiama il bulbo olfattivo, che fa direttamente sinapsi con i nostri neuroni olfattivi. Quindi il naso è una porta d'ingresso diretta al cervello. Non voglio in questo seminare il panico, ma lo è. Questo, adesso dopo parliamo di quella. Comunque è una porta d'ingresso diretta al cervello, anche, ripeto, di un virus influenzale, il virus del raffreddore. Il gusto, quindi sapete che sono sia... a livello dell'olfatto che del gusto abbiamo una chemioccezione, cioè delle sostanze chimiche diventano una stimolazione. Il gusto è molto complesso, talmente complesso, più dell'olfatto, che ci abbiamo stabilito tutta la gastronomia sopra, d'altra parte importante per la sopravvivenza della specie, molto importante, perché se uno mangia un veleno muore, quindi è sofisticato e contribuisce peraltro al gusto moltissimo l'olfatto, cosa che sapete dal fatto che quando avete il raffreddore non sentite bene i sapori, quindi c'è un grandissimo contributo dell'olfatto. Questa è una storia complessa sulla quale non insisto, perché non è secondo me neanche necessario insistere, ma sappiate che questo famoso tatto in realtà sono tante modalità della sensibilità cosiddetta superficiale, quella profonda. Nella superficiale non è soltanto la sensibilità tattile, ma anche il dolore è importantissimo, perché il dolore è un segnale di pericolo, quindi è fondamentale. Nella sensibilità profonda, tutti i recettori che abbiamo nei muscoli, i recettori che abbiamo nelle articolazioni, che ci consentono di stabilire il nostro corpo nello spazio, il nostro schema corporeo, fondamentale. Noi sappiamo comunque sempre dove sono i nostri arti. Tutto questo è quello che in un libro di testo viene racchiuso in tatto, e tatto non è, ripeto,
sono sottomodalità di sensibilità superficiale e profonda di un grande quinto senso che ci mette in relazione con il nostro corpo e la sua superficie esterna, che è la modalità somatosensoriale. Che cosa succede quando i recettori hanno stimolato? Allora, il tutto viene portato ovviamente dentro al sistema nervoso centrale e qui ricordo, perché è importante per la faccia, che è una pura nozione anatomica che sicuramente è chiara nei libri, che fra il midollo spinale e quelli che si chiamano gli emisferi cerebrali, che sono grandi grandi, talmente grandi, soprattutto la parte superficiale, che per non portare in giro una testa grande così, che non solo essendo noi bipedi con stazione retta non avremmo potuto portare in giro, ma soprattutto non sarebbe passata attraverso il canale del parto, quindi per aumentare questa superficie abbiamo dovuto avere tutte queste superfici pieghettate. Comunque la parte di connessione si chiama tronco, è costituita da tre parti e nel tronco dell'encefalo, ahimè, c'è pochissimo spazio, molte funzioni vitali, quello che ci consente di respirare, che comanda anche il battito cardiaco, quindi lì se capita un trauma al tronco non si sopravvive. Ma comunque ci sono dei cosiddetti relè di molte di queste stazioni ascendenti. Quindi dal sistema nervoso periferico entriamo nel sistema nervoso centrale, abbiamo dei relè, vuol dire si fa sinapsi, si interrompe, si fa sinapsi nel midollo spinale, nel tronco encefalico, peraltro nel tronco encefalico c'è tutta la rappresentazione della testa, della faccia soprattutto, e teniamo presente che è cruciale, perché noi usiamo la parola, quindi nella faccia abbiamo tutta la parte della bocca. Poi si entra dentro una parte che si chiama diencefalo e c'è un'interruzione nel talamo e poi si arriva, è proprio un percorso realmente ascendente, si chiama ascendente perché ascende, sale, fino a quello che vedete come superficie pieghettata, che è la corteccia cerebrale, quella che ha questa superficie così ampia che abbiamo dovuto fare le pieghe. E qui avviene la decodifica dell'informazione. Ora vedremo che cosa significa questo. Importante sapere che in ognuna di queste tappe, in ognuna di queste sinapsi, l'informazione si modifica, viene cosiddetto elaborata. Quando parlo di informazione è un anglismo, è neural information, ma è un'informazione. E viene, in inglese si dice processed. Io non so se... mezzo processata fra virgolette, cambiata, elaborata e viene preparata in maniera da arrivare alla corteccia cerebrale per poter essere percepita. Perché che cosa vuol dire tutta questa strada che viene fatta? Adesso lo vedremo. Nell'itinerario l'olfatto non ha un relè talamico, è l'unico, e arriva invece direttamente a pezzi di corteccia molto antica che sono molto vicini al centro della memoria, per cui l'olfatto è particolarmente evocativo. E poi parleremo a partire da Proust. Io una volta ho fatto una lezione in un convegno che si chiamava Sapere i sapori con se volete la rifacciamo, mi ero divertita moltissimo con cuochi chef, c'era Gualtiero Marchesi eccetera, e neuroscienziati, e ho preso il brano di Proust, quello famosissimo delle Madeleine, che è precisissimo come itinerario neurale, e pezzo per pezzo facendo Proust abbiamo fatto tutto il giro del gusto. Se volete una volta facciamo un incontro. Allora, nel talamo, il talamo è ho messo qui un uovo, al centro del cervello, e ed è il partner della corteccia cerebrale, peraltro lo è in va e vieni. La mappa della periferia viene sempre mantenuta, cambia, ogni volta l'informazione viene elaborata, ma a partire dal recettore fino alla fine, in corteccia cerebrale, nelle aree primarie, la mappa della periferia viene mantenuta. Allora, questo potrebbe essere un po' sofisticato, ma non tanto. Il processare sottocorticale di queste informazioni va per vie parallele. Che cosa vuol dire per vie parallele? Se voi avete una modalità sensoriale che viene lesa, le altre funzionano, giusto? Perché decorrono in parallelo.
Quindi se un fascio, un trauma toglie una sottomodalità, però le altre funzionano, anzi vengono anche sfruttate dai riabilitatori per il recupero. Bene, allora che cosa vuol dire questa decodifica dell'informazione? Vuol dire che solo quando arriva in corteccia cerebrale noi ce ne accorgiamo. Avviene il fenomeno della percezione. Questo stimolo che ha fatto tutta questa strada diventa cosciente. Noi ce ne accorgiamo. Io sento il sapore, io vedo voi, e se vedo voi è perché a partire dai miei recettori retinici è arrivato in corteccia cerebrale. Naturalmente stiamo parlando di... ho detto che consuma tanta energia, no? Quindi messaggi che vengono mandati in continuazione a velocità folle e che devono tutti integrarsi. Le aree primarie sono quella visiva, quella somatosensoriale, ognuno ha la sua, e questo è vero in genere nel cervello. È vero, questo è un cervello umano, ma questo è un cervello per esempio di un gatto. Tutti i cervelli hanno i cervelli con corteccia cerebrale, qui adesso, però per esempio notate che qua non ci sono i solchi e le circonvoluzioni, quindi in questa particolare specie il cervello è liscio, no? C'ha meno corteccia. Guardate quanto aumenta la corteccia nella nostra. Ok, allora, quando arriva in corteccia cerebrale, questo è l'esempio della modalità somatosensoriale, la mappa nella corteccia cerebrale primaria è mantenuta ed è in relazione alla funzione. Quindi noi abbiamo un homunculus, così come il gatto ha un gattunculus, eccetera, eccetera. Come vedete ci abbiamo, questa sia una rappresentazione, questa è una ricostruzione vera che hanno fatto in Canada, perché l'area che viene occupata, l'area proprio superficie che viene occupata o dai recettori che arrivano da quella determinata zona o dai neuroni che comandano quei determinati muscoli, questo ovviamente ora lo vedremo perché è diverso nella parte, è ascendente la parte sensoriale, discendente il comando motorio, però naturalmente in relazione alla funzione, quindi noi che usiamo il linguaggio verbale abbiamo un'enorme rappresentazione della bocca e incredibilmente delle mani, molto di più le mani. Noi abbiamo questa incredibile acquisizione, guardate che è un'acquisizione incredibile, primo del pollice opponente, ma quello ce l'hanno anche i privati, ma i movimenti fini indipendenti delle dita. Per fare i movimenti fini indipendenti delle dita abbiamo costruito addirittura degli interi fasci apposta. Quindi questa è una abilità assolutamente umana. E comunque, ripeto, adesso non voglio dilungare, ma c'è la mappa del campo visivo precisissima nella corteccia visiva, la mappa tonotopica di tutte le frequenze nella corteccia uditiva, viene mantenuta la periferia. Abbiamo percepito, che ci facciamo? Facciamo due cose fondamentali. Primo, le elaboriamo per essere persone e per usare la nostra mente, per pensare, per agire, ma per agire abbiamo bisogno di inviare un comando ai muscoli e quindi il comando motorio. Come facciamo in questa elaborazione cognitiva? Quello che in inglese è semplicissimo perché è cognition, in italiano francamente non lo so, processi mentali? Io l'ho chiamata elaborazione cognitiva così mi sembra che siamo meno agitati. Ok, abbiamo detto che a livello sottocorticale le vie vanno in parallelo? Perché arrivata all'area primaria, guardate che l'area primaria è un macchinario sofisticatissimo, meraviglioso, fa una decodifica assolutamente elementare delle proprietà dello stimolo, ma è completamente stupida. Nel senso che serve a mettere le informazioni perché noi le percepiamo, ma tutto il lavoro successivo, come adesso vediamo, avviene attraverso un cammino nella corteccia. Quindi, che è un cammino invece a questo punto gerarchico, non è più parallelo, è seriale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se da qualche parte c'è una lesione, io deafferento tutto quello che ci avvalle. Ok? Quindi è un concetto semplice, però anche lì, se voi avete una lesione in un punto, voi stoppate, che non è un buon italiano, comunque fermate l'informazione a tutte le stazioni successive. Questo è un concetto molto sofisticato che però ho deciso di mantenere, di dire
è proprio un concetto di neuroscienze semplice, che io sono sicura che sia semplice. Allora, questa è una superficie della corteccia cerebrale dell'uomo, questa è dorsale, questa è mediale. Lasciate perdere tutti i numeretti, tutte le cose, guardate soltanto i colori. Allora, le aree sensitive primarie sono quelle azzurre, ok? Anzi, in azzurro anche la motoria primaria, che è M1. Comunque, questo è V1, l'area visiva, questa è S1, la somatosensoriale primaria, A1, uditiva primaria. Queste attraverso delle vie cortico-corticali, sono tutte strade che si fanno dentro la corteccia, vanno a delle aree in che non fanno più la decodifica precisa dello stimolo del campo recettivo, però rispondono essenzialmente a stimoli visivi, essenzialmente, ma che cominciano un pochino ad integrarsi, poi farò degli esempi. Poi vanno alle aree eteromodali, e qui guardate la parte rosa, è gigantesca, gigantesca, dove queste informazioni si incontrano e si integrano. E fra l'altro in questa parte gigantesca vedete buona parte di questo lobo frontale che abbiamo detto all'inizio si sviluppa tanto nel nostro cervello. Per esempio, abbiamo detto che l'informazione arriva all'area V1, ok, parte e parte dorsalmente verso la corteccia parietale, ventralmente va verso, proprio parte per vie cortico-corticale, sinapsi, pezzi di corteccia, e a questo punto abbiamo una via che è quella temporale, che è la via del cosa, serve a discriminare l'oggetto, e una via dorsale che è quella parietale che ci dice il dove, e cioè la posizione spaziale dell'oggetto. Allora, questo potrebbe essere una cosa difficile da comprendere, ma facendovi un esempio della via ventrale, è come se voi apriste attraverso queste vie cortico-corticali, la modalità visiva è quella che è stata meglio studiata, ma è vero anche nelle altre modalità, come se piano piano si aprisse sul mondo una finestra sempre più grande. Per cui nella visione noi passiamo dalla decodifica elementare, ad esempio dell'orientamento dei gradi nello spazio, nella corteccia visiva primaria, viaggia, e alla fine noi vediamo un'intera faccia. E ulteriormente in questa intera faccia tutto si carica anche di un patrimonio affettivo, perché siamo vicino a parti del cervello antico, e allora sappiamo se è la faccia di uno sconosciuto o la faccia di nostro figlio. Quindi, e tutto questo sono itinerari che vengono fatti nella corteccia cerebrale e che poi naturalmente determinano il comportamento sociale. Lo stare con i nostri simili, ma anche con la nostra famiglia. Nell'elaborazione cognitiva fondamentale, questo è un discorso lunghissimo, quindi io cercherò di farvelo brevissimo, su questo dovreste avere lezioni soltanto dedicate a questo, ma mi interessa l'itinerario, naturalmente c'è l'apprendimento e la memoria. Ok? Come facciamo a fissarla questa? Come abbiamo visto che come facciamo a prenderla l'informazione e metterla nel magazzino? Come facciamo? Allora, a questo pensano delle strutture che sono situate in questo che si chiama il lobo temporale mediale. Sono delle strutture antiche. A me non interessa tanto la nomenclatura, però mi interessa il concetto. Sono delle strutture che appartengono filogeneticamente, sono fra le prime a essere comparse. Che cosa succede? Succede che tutte le informazioni della neocorteccia a imbuto vanno a finire dentro queste strutture del lobo temporale mediale, in particolare nell'ippocampo. L'ippocampo è una si chiama così perché somiglia poi anche a Lucio Marino, ma è un pezzo, è archicortex, è corteccia anche lei, anche lui, ed è arrotolato all'interno del lobo temporale mediale, e lì per una serie di circuiti, di tutta una serie di meccanismi, è particolarmente importante nel fissare la traccia. E quindi attraverso questa pezzi di corteccia antica e attraverso l'ippocampo, gira nell'ippocampo l'informazione, noi la mettiamo nel magazzino, dove il magazzino è dappertutto, è dentro le sinapsi, ma quello è il meccanismo con cui noi la fissiamo e che poi ci deve mettere in grado di richiamarla quando ci serve.
Quindi, ad esempio, sempre nel sistema visivo, si va dall'area primaria a tutte le aree secondarie, queste sono le aree temporali dove vi ho detto noi vediamo le facce, e poi tutta questa informazione va dentro queste cortecce antiche, dentro l'ippocampo, e noi la memorizziamo. Quindi da queste aree eteromodali andiamo, queste sono le strutture mediali di cui parlavo prima, e qui abbiamo un immagazzinamento che ci consente poi il richiamo, ma da qui si torna anche alla neocorteccia per scolpire il comportamento. Che cosa dobbiamo fare per scolpire il comportamento? Naturalmente dobbiamo pensare, ma ci dobbiamo anche muovere. Infatti, tutto questo itinerario che viene fatto serve a dare dei comandi alla nostra corteccia motoria per scendere. Bisogna riscendere nel tronco per far muovere i muscoli della faccia, bisogna riscendere nel midollo spinale, bisogna arrivare ad un neurone particolare che si chiama motoneurone, che ha il corpo cellulare nel sistema nervoso centrale, ma il cui assone esce, va nei nervi motori, e quello va al muscolo. I muscoli, secondo la mappa dell'homunculus, cosa va a fare? Li va ad innervare. Che cosa vuol dire? Che fa sinapsi. In questa sinapsi, che è una sinapsi chimica, il neurotrasmettitore, l'acetilcolina, dà il comando al muscolo per contrarsi. Quindi siamo tornati alla periferia, in particolare a questa sinapsi speciale. Vi ricordo che nel muscolo la cellula si chiama fibra, mentre nel sistema nervoso la fibra è l'assone e la sua guaina mielinica, quindi sono diverse la nomenclatura, ma c'è questa sinapsi particolare per la quale parte il comando alla contrazione, poi il muscolo, che è sofisticatissimo, la fibra muscolare, si contrae. E a questo punto siamo tornati all'ambiente, abbiamo contratto i muscoli, abbiamo i nostri metodi per arrivare a quello che vogliamo, siamo tornati a Pisa e vi ringrazio tanto. Davvero la professoressa Bentivoglio ci ha condotto attraverso il cervello, e adesso la presentazione è aperta alla discussione e alle domande, quindi date sfogo alla vostra curiosità. Prima domanda, che ce l'ho io, se era sufficientemente chiaro, perché ci sono delle cose che sono un po' complesse. I dettagli non importa, ma se soltanto spiegatelo agli studenti l'itinerario, perché poi magari non se lo dimenticano più, e sarebbe un successone, perché io vedo ignoranza terribile. Forse ti posso chiedere una cosa, siccome tu hai in un passaggio, quando hai parlato di come dopo aver percepito il risultato, la percezione si fissa, e hai parlato dell'ippocampo e hai nominato la parola traccia. Allora, questa è una parola ovviamente molto importante nelle neuroscienze moderne. In realtà faccio una domanda, faccio anche un commento. Il fatto che quando noi ricordiamo o impariamo resti una traccia, E questo è il senso della domanda, poi chiedo alla professoressa Bentivoglio di dirci qualcosa di più. E io, quando dico ai ragazzi questa cosa qui, ricordo chi studia filosofia, e i vostri ragazzi studiano filosofia, Platone aveva coniato la metafora della tavoletta di cera, e diceva che quando noi impariamo, ricordiamo, è come una traccia che si sia stata scritta in una tavoletta di cera. Questo è nel Teteto, in uno dei dialoghi platonici. Quindi oggi le neuroscienze studiano questa traccia, che poi sta nella malleabilità delle sinapsi, eccetera. Quindi forse, siccome è un accenno che tu per motivi di tempo hai sorvolato, forse dire, hai detto è nelle sinapsi, ecco, forse questo è un punto su cui forse vuoi dire due. No, ma insomma, io non voglio dire, spiegate, perché ragazzi, non ci voglio mettere in questa cosa, perché cioè andiamo avanti per un'altra ora. Non c'è niente da fare, insomma, il magazzino sono le sinapsi, naturalmente, perché le modifichiamo.
ad ogni apprendimento vengano modificate. Cioè le conseguenze di non tanto beh di non, dunque le conseguenze del, vi dico forse conseguenze perché capite le conseguenze del non immagazzinare vuol dire mantenere dei ricordi antichi ma non apprendere via via quello che succede per esempio all'inizio di una malattia di Alzheimer di cui vi si era dato, no? In cui si ricordano, non so, le canzoni degli anni 30 ma non si ricorda se sono state comprate le mele quel giorno, giusto? Quindi il non apprendere impedisce di continuare ad immagazzinare, però fino a quando ci sono abbastanza neuroni il richiamo di quello che era stato immagazzinato rimane possibile. Se poi naturalmente c'è uno spopolamento neuronale, penso tu parlerai di neurodegenerazione? Sì. Ok. A quel punto ci perdiamo anche parte del magazzino naturalmente, però il punto fondamentale è che a ogni apprendimento la sinapsi cambia, è quello che abbiamo imparato dalla lumaca, e cambia proprio, cambia nel senso che fa delle proteine apposta, lascia dei messaggi apposta alla sinapsi, quindi succedono delle cose, come dire, fisiche. Ecco, no, cioè, Platone c'ha ragione, nel senso che noi la donna era tavoletta di cera qualcosa dentro di noi, ma scriviamo, scriviamo. Anche lì poi c'è un filtro, non viene immagazzinato tutto, no, viene fatta una scelta e questo è un grande quesito, come facciamo la scelta, che cosa buttiamo via, quando buttiamo via. Per esempio sembra che il sonno sia molto importante per problemi di apprendimento e memoria. Salve, mi scusi, non so, la domanda che starò per farle esula un pochino dal contesto, però ho molta curiosità riguardo i neuroni specchio. Grazie. Sì, ma i neuroni specchio sono tutta una... anche quella una lezione a parte. Allora, naturalmente... sapete che è un sistema che è stato individuato nei primati ed è stato individuato nei primati in una parte proprio del lobo frontale molto vicino alla corteccia motoria, è un sistema che comunica peraltro con la corteccia premotoria e la corteccia parietale, basato sull'imitazione, ma l'imitazione... Insomma, che è un meccanismo ovviamente di apprendimento, anche, assolutamente, anche questo, e che ci serve per compiere moltissime azioni, che sembra peraltro che sia disturbato in situazioni di malattia mentale, che è una cosa molto importante, perché sulla malattia mentale sappiamo ancora meno che sulla malattia, diciamo, neurologica. Insomma, è allo studio, allora è stato identificato nel primate non umano, nella scimmia, e esattamente l'estensione nell'uomo, la funzione nell'uomo, che io sappia, io non lavoro su neuroni specchio, ma che io sappia è tuttora in fase di definizione, no? Ma sembra essere sicuramente una importante funzione di come usiamo l'informazione che ci viene da osservare gli altri. Quindi ne facciamo un patrimonio di apprendimento. E in fase di apprendimento, per capire se ho capito bene, l'informazione che viene immagazzinata, quindi si tratta di un immagazzinamento chimico, nel senso di differenza di... Il chimico sono le sinapsi, i neurotrasmettitori sono vari coinvolti. No, allora, quello cui serve, diciamo, questo sistema del lobo temporale mediale, la corteccia rinale e l'ippocampo, serve a fissarla questa traccia. E quello che succede è che facciamo delle proteine apposta... Okay. Anzi, sono famiglie di proteine che ci servono per tenercela l'informazione, non so come posso spiegare, per tenercela. Ok, quindi non è questione di numero di connessioni sinaptici? Connessioni ne abbiamo adesso, poi ogni volta vengono fatti dei conti, okay? E ogni volta i numeri diventano sempre più stratosferici.
Allora, quello che penso io di connessioni ce ne abbiamo abbastanza. Ne abbiamo una enorme, ognuno delle cellule è stato calcolato, ne abbiamo bilioni di neuroni. Difatti anche quello dice si perdono i neuroni con l'invecchiamento. Stiamo tranquilli. Cioè, fra l'invecchiamento normale, no, questo ci tengo moltissimo, l'invecchiamento normale non è demenza, la malattia di Alzheimer è una malattia, non è un invecchiamento normale esagerato. Quello che succede però, quello sì, neuroni ne abbiamo in abbondanza, ne cominciamo a perdere a 20 anni, non c'è nessun problema, anzi forse facciamo pure un po' di pulizia. Quello che succede è il problema delle spine e delle sinapsi. Quello nel corso dell'invecchiamento è un po' un problema. Per quello bisogna assolutamente insistere sull'esercizio. Insistere sull'esercizio, perché spine e sinapsi sono un problema. Però comunque, allora, il neurotrasmettitore continua a fare il suo lavoro di neurotrasmettitore. Però ci sono proprio un macchinario proteico di molecole che servono ad aiutare a mettersi dentro le informazioni. Non so poi perché... Non so, scusa, anche tu potresti, perché queste sono cose un po' complesse, ti potresti adoperare a spiegare. Sì, ma io no. Ecco, figurati, io un po' più complesso, ho il ruolo di moderatore, quindi. Perché è un po' più complesso di così, però. No, non è il neurotrasmettitore. E... Comunque ci pigliamo un caffè, ecco, scusate. Sì. Allora interrompiamo e... Sulla presentazione sì. C'è la mia mail, ci sono ogni genere di... Io credo che questo corrisponda più o meno a tesi di neuroscienze, non ho detto niente di... Non so se c'è proprio tutto sto schemino che ho fatto, però... No? No, ma penso che organizzato in questo modo logico e conseguenziale è molto illustrativo. Comunque se ci sono quesiti sono a disposizione. Comunque la presentazione è a disposizione. Sì, quindi non c'è problema, c'è la mia mail. Va bene, grazie allora. Grazie. Dite ai ragazzi di pensare, loro devono pensare, di mettere le cose insieme formulando un pensiero. Cioè, più delle informazioni, perché le informazioni, che ne so... Cos'è l'acetilcolina piuttosto che la dopamina? Lo troveranno sul telefonino in mezzo secondo. Non è quello il problema, ma come funzionano le cose è il problema. Grazie mille. Io, scusate, un'ultima cosa importante da dire che è questa. Per me è importante. Allora... nel programma di insegnamento che ho io c'è anche la cellula. Allora arrivo naturalmente come tutti, come voi arrivate nella scuola insegnando alle cellule, a un organello che è l'apparato complesso di Golgi. Allora io insegno, mi pare, dal 1987, ho avuto valanghe di studenti. Ho chiesto se avevano sentito parlare al liceo di Golgi, la risposta che ho avuto in tutte queste decine di anni è no. Allora, se non siete voi... No, scusate, volevo dire, se non siete... Siccome è molto importante anche per la storia del neurone, eccetera, eccetera, peraltro su cui ha preso il premio Nobel, che si dice Nobel, ma diciamo Nobel, così facciamo più facile, è stato proprio sulle neuroscienze. Allora, io sono contentissima del fatto che voi invece ne parliate, però... io volevo preparare insieme naturalmente ai colleghi una piccolissima cosa da dare nelle scuole, perché io sono sicura, insomma il problema è che al giorno d'oggi Golgi viene considerato il nome dell'organello, puro e semplice, in un testo di Harvard io l'ho trovato con la G minuscola, ok? No, non sto scherzando, vi posso far vedere tutta la documentazione. Un collega insigne che è andato all'università di Pavia, dove Golgi era professore, si è rivolto al collega e ha detto: che cosa significa Golgi in latino, quindi presupponendo un Golgus e due Golgi, ok? Allora questa è la situazione. Il fatto che sia un eponimo e che sia l'eponimo peraltro di uno scienziato italiano, oltretutto
non abbiamo tanti Nobel, no? Per la, in genere, in particolare per la fisiologia o medicina, non ci sono. Io sono convintissima del fatto che se fosse francese o inglese tutti saprebbero chi è, essendo italiano, noi italiani non siamo bravi a parlare bene di noi. Quindi, secondo me, bisognerebbe fare, ripeto, il fatto che voi ne parliate è eccellente, ma bisognerebbe fare una piccola azione, perché perlomeno a livello dei licei, quando arrivano all'apparato di gol, almeno dire, visto che con la G maiuscola era italiano, era un signore che ha fatto questo, peraltro ha fatto le cose importantissime che riguardano la malaria, perché il ciclo della malaria, no, del parassita nei globuli rossi, un tempo si chiamava il ciclo di Golgi, cosa che naturalmente nessuno ricorda più, quindi ha dato dei contributi per il sistema nervoso, ha dato contributi in citologia, era un laboratorio dove hanno fatto delle scoperte incredibili, il reticolo sarcoplasmatico è stato scoperto nel laboratorio di Golgi, i corpi di Negri per la diagnosi della rabbia, insomma, adesso non vi voglio tediare, dico soltanto parliamo bene degli italiani e quindi facciamo un'azione per cui magari c'è un piccolo, magari non dovete andare su Wikipedia, magari 2-3 slides che da far circolare in maniera che tutti quando arriviamo a Golgi sia tassativamente con la G maiuscola e non sia il nome dell'organello, è un signor italiano, una volta italiano. Posso aggiungere un commento? Se rubo 2 minuti al coffee break, allora io ti chiedo, visto che hai alzato questa palla molto importante su cui tra l'altro sapere la nostra storia, oltre che la storia della disciplina che studiamo, è molto importante in generale. Poi se questa è italiana è ancora più importante. Allora io ti chiedo se tu puoi, siccome è molto in tema con quello che tu ci hai detto oggi, nel campo della neuroanatomia c'è una tecnica che è stata come tecnica introdotta da Golgi, si chiama ancora il metodo del Golgi, e che ancora oggi viene usata nei laboratori. E questo è stato un metodo sperimentale che ha permesso, ha rivoluzionato, cioè tutte le scoperte. Allora, forse puoi raccontare. Però no, ma ci prende un pochino di te. No, perché lì mi spiace che c'ho, se avessi il mio computer ho diapositive bellissime. Il problema è questo. Allora, vediamo di dirla rapidissimamente. Dunque, ad un certo punto, nel 1838-39, è stata introdotta la teoria cellulare, ok? E questa è stata introdotta da Schleiden, botanico, Schwann, invece, che poi peraltro è anche un medico. Allora, questa teoria assolutamente rivoluzionaria, come quella del DNA, ha detto, che veniva da chiacchiere al caffè di questi signori, ha proposto che tutti i tessuti fossero fatti da cellule. È stato l'inizio, insieme alla tecnologia dei microscopi, insieme alla tecnologia delle colorazioni per vedere, insomma tutto questo, l'inizio di una nuova epoca, ovviamente non soltanto diciamo della biologia ma anche della medicina. Tutto questo è stato applicato a tutti i tessuti dell'organismo, il famoso fegato poverino che continuo a nominare, ma in genere, tranne che al sistema nervoso. Okay? Il sistema nervoso non veniva considerato costituito da cellule. Da cosa veniva considerato? Storia lunghissima su cui non vi sto a tediare, però diciamo dopo Galvani dà una serie di condutture elettriche le quali in qualche modo si distribuivano nell'organismo, sia a partire dal cervello. Il cervello peraltro è materia fragilissima, se voi aprite, già ci vuole molta fatica ad aprire il cranio, no? Ci vuole la sega, questo lo dico perché le osservazioni sono partite da quello. Poi trovate questa marmellata fragilissima, si rompe fra le mani, un disastro, quindi è stato incredibile lo sforzo per vederlo. Ma comunque l'assunto, stiamo parlando del 1870, era che il sistema nervoso fosse formato da una rete di cavi elettrici o, nella migliore delle ipotesi, peraltro già teoria rivoluzionaria di Cartesio, che ci fossero dei spiritelli che giravano dentro i nervi. Okay. Fibre nervose, peraltro, scoperte da un italiano, che non gli importa niente a nessuno, Felice Fontana. Vabbè, comunque, secondo me bisogna fare una cosa di qui, di cosa hanno fatto gli italiani. Arriviamo al 1870, questo Golgi, che era un... molto curioso ed era uno sperimentatore che era stato che aveva molta passione per la ricerca scientifica, non aveva soldi, la famiglia non lo poteva mantenere all'università, dove allora come adesso servono famiglie che mantengano, perché l'università non dà stipendi, e quindi è andato in un cronicario, questo cronicario ad Abbiategrasso, che si chiamava, si chiama tuttora,
non si chiama più, no, è il Pio Luogo degli Incurabili. Allora lì però lui voleva assolutamente fare una colorazione per vedere il tessuto nervoso e per vedere come era fatto. Quindi si è messo, si è comprato un microscopio, è andato dal macellaio, ha comprato cervello di cavallo e si è messo a pucciare coi sali d'argento. I sali d'argento con impregnazione argentica, questo perché erano delle impregnazioni che dei suoi maestri usavano per altri tessuti all'Università di Pavia, e a un certo punto lui ha visto il neurone. Io non so se mi dispiace, perché potrei dopo il coffee break farvi vedere quello che ha visto lui, e cioè ha visto sti ragni, quello che poi disegni, no? Quindi dendriti, l'assone. L'ha pubblicato, come spesso fanno gli italiani, in un giornale oscuro, e ha fatto delle osservazioni fondamentali. Peraltro li ha chiamati cellule, assolutamente li ha chiamati cellule, e comunque ha descritto che i dendriti erano terminavano liberi, che era già una cosa molto importante, perché prima si pensava fosse tutto un intreccio di cavi, ma si è perso l'assone. Allora l'assone è la parte più sottile anche all'osservazione al microscopio, e naturalmente l'assone, insomma, stiamo parlando di una struttura tridimensionale, oggi ci sono moltissimo sforzo per fare ricostruzioni 3D, ma lui si è perso l'assone, non poteva seguire, pur se impregnato, ma non poteva seguire dove andava a finire, e quindi ha fatto una teoria sul fatto che il neurone, termine che poi il neurone è stato battezzato così dopo, nel 1898, però ha fatto un'osservazione, aveva un tool, uno strumento straordinario per questa colorazione, ma poiché si pensava che il sistema nervoso fosse una rete, si chiamava teoria reticolare, perdendosi l'assone lui ha pensato che tutti gli assoni si unissero a rete. 10 anni dopo è arrivato uno spagnolo che si chiama Santiago Ramón y Cajal, con cui lui ha diviso il premio Nobel, è stato il primo premio Nobel condiviso fra l'altro fra due persone, il quale, guardando dei vetrini di Golgi, ha guardato dei vetrini impregnati da Golgi, e perché uno psichiatra di cui lui era amico, insomma, giravano questo materiale per aggiornamento, e lui li ha visti, e lui ha avuto un'intuizione straordinaria dicendo: no signori, queste sono cellule, perché l'assone si interrompe. Dopodiché c'è tutta la storia di Cajal, che era un certo personaggio che ha prodotto moltissimo, ha veramente dato origine alle moderne neuroscienze, è uno dei pionieri, non è certo l'unico, ma è un pioniere delle moderne neuroscienze, ha avuto delle intuizioni che erano vere. Ora, io i vetrini di Golgi l'ho visti, non era facile capire che l'assone ad un certo punto si interrompeva, Cajal ha capito, e tant'è vero che poi, allora, anche il sistema nervoso è diventato un tessuto fatto di cellule, un sistema fatto di cellule, ha avuto il nome di neurone, questa cellula. Nel frattempo stavano identificando la glia, quindi insomma è iniziata tutta la sono iniziate le neuroscienze, e Cajal ha utilizzato l'impregnazione di Golgi. Il risultato però di tutta questa storia, e poi Golgi voleva tornare, è iniziata una polemica pazzesca, perché Golgi diceva una rete, Golgi nel frattempo però, che era medico al contrario di Cajal, era tornato e faceva gli studi sulla malaria, lui non studiava più il sistema nervoso. Grandissima polemica, perché Golgi diceva una rete, Cajal diceva era il paladino del neurone. Allora Golgi, probabilmente per vedere un po' quello che aveva visto Cajal, torna sulle impregnazioni argentiche e scopre l'organello che è l'apparato di Golgi, che lui chiama apparato reticolare interno, e lui dice è un nuovo organello. E la comunità gli dice: no, è un artefatto dei sali d'argento, non esiste. Allora, polemiche di tutti i tipi, in cui però nel frattempo si dava grande impulso a tutte queste scienze, grandissima polemica fra Golgi e Cajal, viene dato il premio Nobel per la struttura del sistema nervoso. Golgi purtroppo fa al premio Nobel, dove si fa una lettura, la sua peggiore performance. No, non è stato così. Allora, lui è andato a parlare per primo e ha detto, parlando della teoria reticolare, evidentemente perché non voleva essere contraddetto, ma comunque, insomma, allora c'era la serie Le Prix Nobel in francese, i testi di Golgi non erano tradotti, erano solo in italiano, insomma, si è conosciuto nella letteratura internazionale delle neuroscienze solo questa orrenda conferenza Nobel. Cajal è andato il giorno dopo e ha detto: tutto quello che ha detto Golgi è
errato, questo è stato il suo inizio. Il neurone è una cellula autonoma dal punto di vista funzionale dello sviluppo in tutta la sua vita, e aveva ragione. Quindi Golgi passa per il cretino, non soltanto, allora, quelli della biologia cellulare non sanno qual è il nome dell'organello, i neuroscienziati pensano che sia cretino, e quindi siamo messi male. Però la storia è molto più complessa di così, il contributo di Golgi è stato fondamentale, fra l'altro lui ha dei testi di istologia, perché era patologo generale e istologo, e sono assolutamente dei disegni modernissimi, solo che non li conosce nessuno, perché naturalmente la comunità italiana non si muove. Ecco. Per cui potrei andare avanti, ma mi fermo qua, dico solo un grande personaggio, che fra l'altro, al contrario di Cahal è stato un genio, ma Golgi ha lavorato in molti campi, ha lavorato nel campo dell'infettivologia, di quella che poi è diventata la biologia cellulare, del sistema nervoso, ha fatto i primi disegni in cui ha fatto vedere neuroni grandi, piccoli, nessuno aveva visto delle cose di questo genere, perché il neurone non l'aveva visto nessuno, il neurone l'ha visto per primo lui, lui non ha capito una cosa che Golgi ha capito. Quindi è stata una grandissima polemica, fra l'altro... Golgi è una persona, ci sono delle biografie sue che se potete, se avete voglia, leggete, perché è nato intorno agli anni 40, 1840, morto credo nel 24, è tutta la storia d'Italia, ha passato tutta la storia d'Italia, era diventato senatore del regno, era molto impegnato in politica sanitaria, era un socialista, eccetera eccetera. Cahal, un idalgo che ha sposato un'analfabeta che gli cresceva una serie di figli, insomma sono proprio due personalità completamente diverse, però onoratissimo in Spagna, adorato in Spagna, l'Italia non fa nulla, la Spagna, vabbè, non importa, ok. Solo un avviso, a proposito di rapporti con l'estero, ho saputo che abbiamo qua alcuni insegnanti portoghesi, sono a ospiti a Pisa al Santoni con l'Erasmus, quindi ci fa piacere se dopo vogliono salutare tutti quanti brevissimamente, perché i tempi sono corti. Allora, salve a tutti, allora riprendiamo la sessione con questa sessione di questo laboratorio didattico. Prima di introdurre le persone, gli insegnanti che faranno questo laboratorio, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato di dire nella mia apertura. Parlare con gli insegnanti è particolarmente importante, perché tutti noi, quando vediamo uno studente bravo, motivato, entusiasta, è una gioia per chi fa il mio lavoro, sia nel laboratorio che nelle aule, è una vera gioia, e facciamo quello che possiamo per incentivarli ulteriormente. E noi vediamo anche qui dentro, la scuola normale, ragazzi molto bravi, ma anche nelle altre università ci sono veramente, vanno incoraggiati questi ragazzi. E la cosa che io dico e penso fortemente è che dietro ciascuno di questi ragazzi c'è stato un insegnante che ha fatto scoccare una scintilla in quel ragazzo. E questo è una cosa che vi deve essere riconosciuta e che la società vi dovrebbe riconoscere. Penso che attraverso l'azione degli insegnanti delle scuole passi il futuro del nostro paese. Quindi volevo sinceramente dirvi che è particolarmente importante questa iniziativa, che in qualche modo voi siete un moltiplicatore per i nostri ragazzi. Quindi grazie. E adesso introduco questa sessione, verrà tenuta e introdotta da Isabella Marini, che molti di voi conoscono. Isabella Marini è insegnante di scienze naturali al liceo Dini di Pisa, è molto attiva nel campo della divulgazione dell'insegnamento scientifico, è presidente dell'ANISN, l'Associazione Nazionale per l'Insegnamento delle Scienze Naturali, ed è responsabile di moltissimi progetti anche europei di didattica della scienza. E poi interverrà Angela Gravina ha fatto i suoi studi scientifici nelle neuroscienze, anche qui alla scuola normale ha fatto il perfezionamento con Lamberto Maffei, è stata negli Stati Uniti e poi è insegnante al liceo Buonarroti di Pisa. Quindi mi fa piacere dare la parola alle due docenti, e credo che prima forse volessi... Sì.
ci sono i colleghi portoghesi che vogliono farvi un saluto, ora li invitiamo a venire qui. Come ti chiami? What's your name? Hekeo. No, dillo te. Ok. Buon pomeriggio. Sì. Non parlo italiano. Portoghese o English? I don't know. English? Yes. My English is well. Okay. We are a group of five teachers from Portugal. We are from Escola Secundária de Barcelos. Barcelos is a town in the north of Portugal, near Braga e Porto. I don't know if you know the place. We are here in Pisa. In Erasmus Plus in Instituto di Istruzione Superiore di Sant'One, doing job shadowing. We have been very grateful for the experience. The teachers from the school have been amazing with us, and it's a pleasure to be here in your city and in your country. It's very beautiful. And thank you for the experience. You're welcome. My name is Raquel, Gloria, Armanda, Paula e Augusto. Sorry. Non c'è bisogno di traduzione, avete capito. Allora, anch'io farò un'introduzione perché poi in realtà la proposta didattica per questo pomeriggio l'ha realizzata la collega Angela Gravina. Dunque le neuroscienze a scuola, io all'inizio vi racconto un pochino perché siamo qui, perché vedo molte facce nuove rispetto alle persone che venivano gli altri anni e magari avete già sentito la professoressa Barzacchi di questo contesto particolare che si è venuto a creare dal 2010, quando l'Accademia dei Lincei ha cominciato a fare delle iniziative per la scuola, non solo destinate a Roma, perché l'Accademia dei Lincei è a Roma, e avevano un'iniziativa, penso, trentennale o giù di lì, che si chiamava i Lincei per la scuola, però era praticamente destinata soltanto ai ragazzi delle scuole di Roma. Ecco, dal 2010 e un pochino l'ANISN, diciamo, forse c'ha il merito di averli un po' ispirati, ha cominciato a pensare un pochino più in grande e sollecitata anche dalle accademie europee e anche internazionali. Il primo contatto è stato nel 2010 perché volevano mettere su un progetto di diffusione dell'IBSE. L'IBSE, questo acronimo, significa Inquiry Based Science Education, cioè educazione scientifica basata sull'inquiry. Poi tenterò di dirvi cos'è l'inquiry, non è semplice perché è un approccio per competenze molto complesso. E noi dell'ANISN avevamo fatto un progetto, il progetto europeo Fibonacci, dove eravamo partner per l'Italia, rappresentavamo l'Italia, e abbiamo cominciato a lavorare con tutti i partner europei che avevano esperienze lunghissime, per esempio i francesi cioè avevano più di 30 anni di lavoro, e quindi abbiamo avuto degli ottimi maestri e persone che ci hanno affiancato in questo lavoro, e con l'Accademia dei Lincei abbiamo fatto questo progetto che si chiama Scienziamo Inquirendo Discere. Tutte le volte lo dico perché mi piace ricordarlo anche a me stessa. Il titolo gliel'ho dato io, e il professore dell'Accademia, ed è piaciuto anche a loro, perché noi abbiamo diciamo molte modalità, strategie, metodi di insegnamento che vediamo, che hanno tutte terminologie anglosassoni. Ma in Italia non si parte da zero, anzi, noi abbiamo, soprattutto in alcuni settori, a Pisa per esempio, la ricerca didattica in matematica è una ricerca di altissima qualità che ha una storia proprio.
E quindi il nome in latino, scienziam inquirendo discere, cioè imparare le scienze attraverso questa investigazione e ricerca, è un po', diciamo, la curvatura italiana di questo IBSE, di questo modo di insegnare le scienze. E da allora sono stati fatti, siamo partiti con 3 centri pilota in tutta Italia. Uno era qui a Pisa, alla Scuola Normale, che è quello di cui sono responsabile io. Poi ce n'era uno a Venezia e uno a Napoli. E adesso ce ne abbiamo 10 di centri pilota. E l'Accademia dei Lincei, che ovviamente ha il meglio degli scienziati, dei letterati italiani, ha pensato di affiancare al lavoro sulle scienze, intanto di allargarlo anche con iniziative seminariali, perché il progetto SID è un progetto molto particolare per la formazione dei docenti, e poi ha messo anche gli altri 2 assi dell'OCSE PISA, cioè ha messo anche la matematica e l'italiano, e la lingua madre. Per cui ci sono 3 iniziative, e infatti la professoressa Barzacchi, ma poi se andate sul sito della Scuola Normale, ormai nel polo di Pisa sono, io direi, consolidate, anche se sempre tutto in fieri, chiaramente. Per cui c'è questa attenzione che, devo dire, è veramente meritoria, perché voi sapete che la situazione dell'educazione scientifica in Italia è veramente, basta vedere, insomma, l'ultimo, il riordino Gelmini, come le discipline scientifiche sono state trattate, e si capisce, diciamo, il valore che viene attribuito a queste discipline per la formazione dei ragazzi. E l'Italia, per esempio, nonostante i 15 anni continuino ad avere delle performance che non sono assolutamente in linea con quelle degli altri paesi avanzati, non ha una strategia nazionale. E penso che sia l'unico paese in Europa che non ha una strategia nazionale diciamo, per migliorare la situazione. In Germania, per esempio, 10 anni fa, ai primi risultati dell'OCSE PISA, che andarono male anche i tedeschi, fecero subito un programma nazionale, tutto coordinando tutti i Länder, perché i Länder, fra l'altro, sono abbastanza liberi nell'organizzare anche la didattica, e la Germania si è tirata su. Invece noi no. Noi abbiamo, e questi dati qui purtroppo non vengono diffusi, oppure vengono diffusi sempre per dare un'aura negativa alla scuola. In Italia abbiamo il 21% dei quindicenni italiani sono degli analfabeti scientifici, sono dei low performers, non è che sono sotto la media, proprio non danno nessuna, e questo è gravissimo. In una società come quella di oggi, che è la società della conoscenza, in cui per essere cittadini attivi, queste sono cose di base per fare scelte consapevoli, ma per essere proprio dei cittadini attivi. Lasciamo perdere poi il discorso di aumentare le vocazioni per le lauree scientifiche, che è l'altra emergenza che c'ha comunque l'Europa, e che in Europa 2020 viene infatti sottolineata. Quindi un'istituzione così prestigiosa, che ha cominciato a pensare in grande, perché ha cominciato a pensare a livello nazionale, dove si cerca di potenziare attraverso la formazione dei docenti ed incidere nella realtà, è veramente molto importante. Dietro c'è anche il MIUR, bisogna dirlo, perché anche SID è partito con il MIUR, però ecco, un'iniziativa ministeriale proprio sull'educazione scientifica purtroppo non c'è. Prima, una decina di anni fa, se vi ricordate, c'era ISS, insegnare scienze sperimentali, ma anche quella lì, apoptosi, morta così, senza lasciare traccia. E perché siamo qui? Allora, questa qui è un'iniziativa che di formazione, vedete, c'è il seminario dello scienziato esperto di punta nel settore, e poi dopo si fa una riflessione su come certe tematiche si possono portare a scuola. È un'attività praticamente seminariale. L'altro progetto, invece, il SID, è un progetto molto più impegnativo per i docenti che vengono formati, perché li facciamo tutto un lavoro sul metodo, cioè prima la formazione sul metodo, poi
progettiamo dei percorsi didattici che sono scuse per mettere in atto il metodo, cioè non sono la nostra finalità principale. Poi queste persone implementano il percorso in classe, noi gli forniamo anche i kit con tutto il materiale che serve per farlo, e ognuno ha uno o più angeli custodi, che sono questi tutor, questi docenti esperti che mi affiancano nella conduzione. E poi alla fine facciamo tutto il report finale, sia sul percorso, perché chiaramente con l'implementazione si guarda se cosa ha funzionato, i punti di forza e di debolezza, sia sulla formazione proprio del docente. Ecco, questa cosa qui è piaciuta, e questo poi ci ritorno dopo, e da allora abbiamo fatto un sacco di altri progetti. Insieme a SID, per esempio, c'è questo SHEN, è un progetto sempre sull'inquiry, ora qui non me lo indica, in cui abbiamo avuto un finanziamento con la legge 6/2000, è finito 2 anni fa. E quest'anno, da quest'anno, abbiamo questo Erasmus Plus, che però è un K2, è diciamo, un accordo, diciamo, un partenariato strategico, si chiamano tecnicamente. Il progetto si chiama TEST, Teaching Experimentation in Science and Technology, sempre lavoro sull'IBS, fatto però anche questo con un, diciamo, inseriamo anche le TIC in modo più costruttivo, e ci abbiamo come partner l'Università della Bretagna Occidentale, quindi la Francia, poi la Grecia con l'Università di Patrasso e l'Università di Malta. E la scuola normale è uno dei partner, e abbiamo una rete di scuole che prende praticamente tutte le scuole di Pisa, non tutte le scuole superiori, di scuole superiori ce ne sono 3 sole per ora, e lavoriamo dall'asilo nido alla maturità, praticamente sul settore appunto delle scienze sperimentali. Sempre con la scuola normale e il MIUR, quest'anno è stato fatto un accordo per un altro progetto, sempre per la formazione dei docenti in educazione scientifica, che ora stiamo finendo di sistemare col professor Beltram e con un altro gruppo qui della scuola normale. E comunque vi anticipo, o a fine estate, non so se sarà una scuola estiva, o appena inizia la scuola, fine settembre, faremo qui un corso residenziale di 4 giorni intensivo sulle tematiche della parte terminale del liceo. Quindi un lavoro sulla seconda prova scritta, lavoro sulla biochimica, anche con la parte laboratoriale vera, perché noi si fa, diciamo, il termine laboratorio è polisemico per noi, perché il laboratorio è un luogo fisico dove facciamo gli esperimenti, ma anche lo spazio per la mente e dove si esercitano le varie cose. E comunque tanto ci teniamo in contatto, e vi saprò dire poi quando questa iniziativa sarà presa, comunque sarà qui alla scuola normale. Ora vado avanti, perché se no la collega. Questo vedete qualcuna delle attività del centro pilota, la formazione dei docenti. La formazione è sempre stata fatta per ora in presenza, e ora ci attiveremo anche con quella online, anche perché il contatto con i colleghi stranieri, a parte qualche meeting, se no è difficile da fare. Poi vedete, c'è la mostra dei lavori dei ragazzi che abbiamo fatto qui nel cortile della scuola normale, i bambini che lavorano a scuola, e vi dicevo di questo inquiry, che è un termine molto di moda oggi, se andate a vedere la didattica. Ecco, se andate in rete, andate a prendere l'insegnamento dinamico di Federico Enriquez. Ecco, lì praticamente c'è una descrizione, però basta Galileo con le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni, perché è un metodo con cui noi mettiamo i ragazzi nella condizione di essere dei piccoli scienziati. C'è un fenomeno che si osserva, c'è una domanda guida che si pone, e loro cominciano a fare
una ricerca, investigazione e ricerca possono arrivare a seconda del tipo di domanda chiaramente che, a cui devono rispondere, si organizzano anche le prove sperimentali, si possono costruire degli strumenti semplici oppure col supporto del docente lavorare con cose più complesse. Vedete, cioè, in un passaggio Enrico dice che gli era piaciuto particolarmente vedere che il docente si metteva a conversare con i ragazzi facendosi anche lui un poco ignorante, ricercando insieme con loro, suggerendo a tentoni la via che essi stessi dovevano percorrere. È una descrizione molto bella di quello che è l'inquiry, che è un approccio per competenze, per cui mette in gioco anche cose linguistiche, cioè ci dovrebbe lavorare il consiglio di classe, io dico sempre, non solo l'insegnante di scienze. E poi mi piace molto anche la riflessione che c'è dopo, dice: perché è tanto raro metterlo in pratica? Non sarebbe normale, no, fare sempre così, a parte il discorso del tempo scolastico, che apro la parentesi e la chiudo subito. E lui dice: confessiamo francamente che il compito che ci è proposto è tremendamente, stavo per dire divinamente, difficile. Dice: infatti, se il nostro pensiero e la nostra parola devono muovere l'attività del discepolo, bisogna che qualcosa di vivo che è in noi passi nello spirito di lui, come scintilla di fuoco ad accendere altro fuoco. Rientra quello che diceva il professor Cattaneo prima, o nella definizione di Plutarco, che la mente non è un vaso da riempire, ma un legno da far ardere al fuoco della curiosità e della conoscenza. E se si va a vedere, c'è tutta la letteratura oggi, vedete, tutta anglosassone, che ne parla. Questo qui è, diciamo, la Bibbia europea dell'IBS, il famoso rapporto Rocard, non so se l'avete sentito mai nominare. Questo qui è un numero monografico di Science, perché i paesi, cioè anche negli Stati Uniti questa è molto attiva, i paesi più avanzati sono consapevoli che la scienza è anche la leva economica della società della conoscenza. I paesi che hanno la ricerca più avanzata sono più ricchi. Quindi lo fanno non per formare le teste dei ragazzi, magari, ma per raggiungere questi risultati materiali. A noi insegnanti ci piace anche, soprattutto, formare le teste dei nostri ragazzi. E c'era un numero monografico di Science, tutto dedicato all'educazione scientifica, dove si parlava appunto dei metodi, delle strategie e tutto il resto. Poi c'era la figura del teacherpreneur, se qualcuno se la vuole andare a vedere, è molto carina. Poi questo è un articolo che aveva scovato la professoressa Barzacchi 2 anni fa su PNAS, dove fanno un paragone, hanno preso circa 700 lavori di didattica e si sono messi lì a fare l'analisi statistica di quelli che usano dei metodi attivi di insegnamento, dove quindi il ragazzo non sta lì passivamente a ascoltare quello che qualcuno gli dice, ma partecipa, interagisce, manipola, eccetera, eccetera, dove c'è la dimostrazione che hanno anche performance molto migliori rispetto alla media di chi invece fa un insegnamento tradizionale, trasmissivo, eccetera. Poi, e ora questo è quello su cui mi fermo, c'è il collegamento fra l'apprendimento e le neuroscienze. Perché quando studiano le neuroscienze i ragazzi, quello che possiamo fare a scuola ovviamente, in realtà poi riflettono molto anche su loro stessi e diventa anche una formazione metacognitiva. Cioè, io che caratteristiche ho nell'apprendere? Quali canali percettivi attivo maggiormente? Quali ritmi ho? E cominciano a riflettere e sapere che dietro a certi comportamenti c'è un substrato che spiega, che li spiega, è una cosa molto importante, perché imparano 2, 3, 10.000 cose insieme. La professoressa prima diceva che era interdisciplinare. È vero, perché è un campo veramente, perché noi siamo particolarmente interessati ovviamente all'apprendimento. E qui c'è questo lavoro che è su Neuron del 2013, dove dice: la curiosità attiva l'ippocampo, quindi facilita poi tutta la memorizzazione,
e attiva anche il circuito della gratificazione tramite il circuito dopaminergici. Quindi tutti i substrati, cioè quel modo di lavorare va bene. D'altra parte, se voi andate a vedere le indicazioni nazionali dei licei, la premessa parla proprio di quello. Peccato, dico io, che quelli che hanno fatto il regolamento non hanno parlato con loro, perché hanno dato un numero di ore che è veramente infimo per fare, cioè quelle cose lì si fanno volentieri, però hanno bisogno, io dico sempre, di tempi distesi, cosa che invece dare 2 ore alla settimana per fare biologia, chimica e scienze della terra in un liceo scientifico, che è la scuola più alta dal punto di vista scientifico, cioè si commenta da sé, no? E Angela, vieni. Prima dell'intervento di Angela faccio 2 cosine di pubblicità bieca. Allora, prima, il 29 di febbraio scade il bando per le Olimpiadi di Scienze Naturali. Io sono anche il referente per la Toscana. Se volete partecipare, sono ben contenta. Finora hanno partecipato circa 26-27 scuole in Toscana. Io poi mi occupo anche della fase nazionale, qui vedete sono alle internazionali, qui ero in Giappone col ministro della pubblica istruzione, questa era la squadra iraniana. Questo signore qui è James Watson, che era venuto a premiare i ragazzi della fase nazionale a Castellammare 6 o 7 anni fa. Qui ci siamo io e le mie colleghe al lavoro. E questa qui è la squadra di quest'anno, eravamo in Danimarca, c'è questo ragazzo qui che ora è un normalista, e hanno vinto 3 medaglie d'argento e 1 di bronzo, eravamo, insomma, sono stati bravi. E anche questo ragazzo qui con la barba è normalista, perché è un ex olimpionico, Daniele Cervettini, che ora è a Cambridge. Sì, è a Cambridge. E quindi, insomma, questo è per le eccellenze, ovviamente. Quindi, se vi volete, poi se andate sul sito dell'ANIS, www.anis.it, sul sito nazionale, trovate il bando. Poi, se mi volete chiedere qualcosa, me lo dite dopo. Angela è già stata presentata dal professor Cattaneo e le lascio la cosa. Ecco, sì. Riprendo il modello dell'inquiry based learning a cui accennava la professoressa Marini, appunto, declinato nel modello delle 5 I, delle 5 E's. È un percorso caratterizzato da varie fasi. Lo vuoi mettere in presentazione? Non c'è? No. Ok. Sì, appunto, in tempi più recenti è stato declinato nel modello delle 5 I. Allora, siccome abbiamo poco tempo, vado subito al dunque e illustro questo schema che riassume le varie fasi di un percorso didattico. E le varie fasi, appunto, includono delle fasi di coinvolgimento iniziale, di exploration, che è quello di cui parlava appunto la professoressa Marini, cioè un'attività in cui il ragazzo è protagonista di un percorso di ricerca. Seguito da un explanation, cioè una spiegazione dei processi e dei dati, delle evidenze che sono state fornite, e poi un'elaborazione in cui lo studente applica le conoscenze, le competenze che ha acquisito in contesti più ampi o in contesti, diciamo, diversi. Il punto a cui già accennava la professoressa Marini è come declinare nel settore delle neuroscienze un percorso di questo tipo, un approccio metodologico di questo tipo. La premessa ovvia è che le neuroscienze, in particolare la psicobiologia, si propongono di comprendere le basi biologiche del comportamento, un comportamento che ha non solo una manifestazione esteriore, ma anche i processi mentali che lo compongono, quindi un'indagine di processi complessi.
diversi, che necessita un approccio a diversi livelli, e qui parlavo dei vari approcci, ma la professoressa che ci ha preceduto ne ha parlato ampiamente bene, richiede un approccio di studio integrato. E qui appunto riprendevo, prima abbiamo visto le varie cortecce, qui vediamo la corteccia primaria visiva, l'area 17, l'area motoria, e si vede la correlazione con le aree del Broma. E vabbè, questo andiamo avanti perché se no non ce la facciamo, e volevo sintetizzare al massimo. Quindi come si studia il sistema nervoso? Studi integrati, pazienti con lesioni, studi di registrazione elettrica cerebrali, quindi potenziali evocati, studi di registrazione dell'attività delle singole cellule nervose, l'elettrofisiologia, per arrivare alla stimolazione magnetica, a queste tecniche di indagine. Come si vede, le tecniche si fanno sempre più sofisticate per avere delle indicazioni sempre più precise, anche se restiamo in quell'ignoranza a cui accennavamo prima, quindi non è. Comunque la complessità del sistema, sia come del sistema oggetto di studio che delle tecniche di indagine, non permettono una sperimentazione didattica diretta. Mi spiego, in chimica noi andiamo in laboratorio e direttamente i ragazzi possono impostare l'esperimento, fare il protocollo, eccetera. In questo caso ci troviamo di fronte a una maggiore difficoltà. Allora, come declinare un percorso didattico? L'approccio laboratoriale a volte è visto anche come banalizzante, con un rischio di banalizzazione rischia di, alcuni dicono, di vanificare la valenza didattica, di perdere tempo. Però ecco, in questo percorso si cerca di mettere in evidenza che non solo costituisce una metodologia più efficace, ma può fornire anche ulteriori strumenti di approfondimento e diventare appunto una palestra per sviluppare appunto non solo quelle competenze, ma quel pensiero a cui ci invitava la professoressa di prima. Quindi le finalità: affinare il pensiero scientifico, l'attitudine alla ricerca, favorire un'integrazione fra il sapere teorico e il fare procedurale. Spesso anche l'attività di laboratorio viene relegata a un ruolo di mera dimostrazione fattuale subordinata al sapere teorico. Ecco, invece cercare di integrare in questo senso potrebbe essere produttivo e interessante. L'ultima finalità che mi interessava particolarmente si riallacciava anche a quanto diceva la professoressa Bentivoglio prima, sviluppare un pensiero critico nei discenti. E qui la proposta è evidente, ecco, spesso adesso va molto di moda seguire la via più semplice, non importa dove porti. Ecco, un metodo, un approccio di questo tipo forse può aiutare a fare un'indagine anche più complessa, ma che porta a dei risultati più efficaci e che porta veramente a un'analisi del comportamento vero. Allora, veniamo al percorso didattico, che ho sperimentato con le mie classi quinte, con l'aiuto di esperti esterni, qui voglio ringraziare la professoressa Berardi e anche altre esperienze avute con progetti Erasmus. Il lavoro si articola su vari momenti formativi di didattica laboratoriale e vuole essere solo uno spunto di riflessione che poi può essere declinato, può essere preso per quello che è una condivisione di un'esperienza. Riprendiamo lo schema di prima e rivediamo come adesso, fase per fase, è stato elaborato il percorso. Un percorso che ha preso in considerazione un sistema estremamente complesso, appunto il sistema della memoria. Ne parlavamo prima, io non entrerò nei contenuti, figuriamoci, non ci sono entrati gli esperti, figuriamoci io. Però abbiamo fatto questo percorso con gli studenti e forse può essere interessante condividere e vedere come anche in un ambito di neuroscienze che si prestano meno a un'esperienza laboratoriale diretta, si può avere un'esperienza di questo tipo.
Allora, cominciamo con la prima fase, che è la fase di engagement, cioè il ragazzo, lo studente viene coinvolto nel processo di apprendimento e coinvolto nelle tematiche di apprendimento. In questo caso, trattandosi della memoria, come prima è stato detto, l'approccio comportamentale è forse quello che è il più accattivante. Il ragazzo, specialmente l'adolescente, vuole conoscersi, vuole sapere, e quindi un approccio comportamentale che consiste in cosa? In test di memoria a breve termine e a lungo termine. Memoria memoria appunto a breve termine, ci sono proprio dei test che si possono fare online. Non hanno tanto un valore di indagine, quanto un valore appunto di warming up, di approcciare il ragazzo al tema. E la cosa piace moltissimo, perché i ragazzi vengono subito coinvolti, vanno nel... entrano nel tema e nello spirito di indagine. Sulla long term invece si fanno delle domande. Ora, io qui ho evidenziato già i vari tipi di memoria, ma i ragazzi all'inizio non viene presentato, vengono fatti vari tipi di domande, saranno poi loro con le loro risposte a individuare alcune domande, alcuni interrogativi che poi si porteranno avanti nel percorso. Quindi si individueranno delle domande guida a partire da domande che sono state fatte anche da loro, cioè si fa tipo un brainstorming in cui facciamo delle domande e poi si cerca di organizzarle, quindi approccio comportamentale. Dall'analisi delle risposte, degli interessi, scaturiscono delle domande. Ecco, lo facevo stamani in classe, giusto per vedere, è una domanda che è emersa anche stavolta, è stata: c'è un unico sistema di memoria per task diversi o ci sono sistemi di memoria multipli per diversi task? Ed è quello che, in modo molto, diciamo, senza approfondire troppo, eccetera, però si cerca di affrontare. Come? E qui entra in gioco una metodologia particolare. Quindi queste sono le domande che ci poniamo: quale vie, quali aree coinvolte, quali meccanismi cellulari, quali meccanismi molecolari, che sono poi le domande che sono emerse anche da questa assemblea, perché sono domande particolarmente interessanti e avvincenti. E qui parte la seconda fase, exploration. Quello che era interessante fare quando si fanno queste esperienze di trasmissione di didattica laboratoriale è quella di farlo. Quindi io avevo proposto alla professoressa Marini di dividerci in gruppo e fare un'esperienza di questo tipo, però ovviamente non era possibile, anche visto il numero e il luogo, non era possibile. Allora provo a raccontarvelo. Allora, in questa fase i ragazzi faranno delle domande, elaboreranno dei percorsi di indagine. In questo caso, però, trattandosi della memoria e vedendo la difficoltà dell'argomento, il materiale viene preparato dal docente. Cioè, io avevo già preparato, in base alle loro domande, preparo del materiale. Ripeto, la dottoressa Berardi mi ha aiutato in questo. E appunto si esplorano delle evidenze sperimentali. Quindi non si può sperimentare direttamente, ma cosa si fa? Si attinge a dati per un'analisi di percorsi già sperimentati in fase di ricerca scientifica. Quindi l'attività permette di acquisire una maggiore autonomia nella ricerca dei dati, nel riconoscimento di dati attendibili, e qui l'attendibilità del dato è particolarmente curata, perché spesso i nostri ragazzi sappiamo bene a quali fonti attingono. Ecco, queste sono esperienze che io spesso faccio anche col CLIL, quindi anche un'analisi di test in lingua che può aiutare appunto nel percorso. Come si opera? E qui devo ringraziare un'altra persona, il dottor Sonno, che ci ha guidato in un percorso di Comenius Regio e ci ha proposto questa attività didattica particolare di tipo cooperativo. Allora, ci si divide in quattro gruppi, in quattro lati della stanza, in base agli interessi. Ogni angolo ha un argomento che interessa e ognuno sceglie il proprio angolo. Ora, in questo caso io ho ridotto a tre per motivi di tempo, e poi non li vedremo neanche, ma solo per far vedere.
A ogni gruppo viene dato il materiale che consiste di evidenze sperimentali attraverso appunto prese dalla letteratura o l'ho prese dal Candel, queste cose qui. E ogni gruppo lavora su queste evidenze, cioè cerca di pensare, come si diceva prima, dall'evidenza arrivare a delle conclusioni. Andando avanti, quindi questi si formano i gruppi, il primo gruppo lavora, la domanda era dov'è la memoria, ecco una domanda un po' ingenua, però ho messo le loro domande, quindi le aree e le vie coinvolte nel processo di memoria spaziale. Ci siamo soffermati sulla memoria spaziale perché era venuto fuori, poi comunque c'è stato il Nobel nel 2014 sulle cellule, sulle grid cell, le space cell, quindi è un argomento di particolare attualità. Ecco, questa figura che ho messo è semplicemente così abbinata al tema, però non è quello che viene fornito allo studente. Qui si arriva solo alla fine, d'accordo? Quindi lo studente parte dalle evidenze sperimentali. E appunto l'ippocampo è stato largamente citato prima, l'ippocampo è una struttura particolare. Allora, come si arriva a vedere che l'ippocampo è una struttura coinvolta nel processo di apprendimento? Ce n'ha già parlato la professoressa, lo studio e il primo approccio è stato quello dello studio delle lesioni. E quindi qui si individuano le varie aree e poi le varie lesioni, il famoso AGM, il paziente che appunto aveva subito l'asportazione dell'ippocampo e quindi tutti gli studi che sono stati visti. Qui invece c'è l'attivazione dell'ippocampo, quindi tecniche più moderne, altre evidenze sempre sperimentali che associano l'attivazione di aree ippocampali a un percorso, ecco, che può essere fatto, cioè a un'attivazione della memoria spaziale e quindi cosa accade nell'ippocampo mentre impariamo un nuovo percorso. E qui c'è una parte sulle place cell and place field, questo io lo salterei perché sennò non c'è tempo, però sono altre evidenze sperimentali che vedono come i roditori apprendono e come si attivano certe cellule, come, e quindi un modello di memoria dichiarativa in questo senso, in questo ambito, la memoria spaziale nei roditori. E quindi ci sono queste evidenze sperimentali in cui il roditore apprende, deve andare a trovare una piattaforma e poi ci sono delle trial, all'inizio non la trova e quindi ci sono più e dopo con l'apprendimento invece la trova, e qui ci sono dei dati, dei grafici che i ragazzi devono vedere fino ad arrivare appunto alla costruzione di un percorso di memoria, quella a cui accennava la professoressa prima. Secondo gruppo è invece una memoria implicita, una memoria procedurale, per far vedere, qui la taglio veramente tanto, per far vedere che si seguono altre vie, quindi ci sono dei sistemi diversi, sistemi multipli di memoria, e qui una memoria procedurale. C'è un terzo livello, ecco, qui quindi siamo rimasti sull'aspetto fisiologico, e poi c'è un livello più, diciamo, zoomando verso il piccolo, arriviamo ai meccanismi cellulari e molecolari, quelli che ci chiedevamo prima. Ora io mi guarderò bene dal toccarli, riporto soltanto, e avevo anche levato tutte le diapositive perché avevamo detto con Isabella no, questa roba è troppo difficile, leviamola, quindi ho lasciato proprio degli spunti giusto per far vedere che cosa, quindi plasticità neuronale, capacità dei circuiti nervosi a modificarsi cambiando la loro uscita, cosa cambia nel circuito, perché questo anche i ragazzi se lo chiedono, ma questa memoria in fondo cos'è? E è questo che si vuole rispondere, però ripeto, qui ho levato tutte le slide, quindi ingresso presinaptico, va bene, qui non entro in merito, comunque il meccanismo hebbiano che era stato proposto tempo fa, poi trova dei riscontri con long term potentiation eccetera, e qui c'è un riassunto, però prima di arrivare a questo c'è tutto un percorso che non mostro, però se qualcuno fosse interessato si
si può eventualmente prendere, e le esperienze si traducono in alterazione biochimica e strutturale del neurone. Qui si vede come fattori di trascrizione possono in qualche modo modificare e controllare l'espressione genica e in questo modo ritornare tradurre quelle proteine necessarie per una modifica che porterà poi alle spine sinaptiche eccetera, insomma, io ripeto, non entro, però il percorso è particolarmente interessante e avvincente. Explanation, quindi questa è una terza fase in cui si dà una spiegazione del fenomeno. Qui è una foto, l'unica che sono riuscita a mettere, in cui si fa vedere come lavorano i ragazzi. Quindi in questa stanza i ragazzi vengono distribuiti nei gruppi, hanno il loro materiale che spargono in terra e cercano di, appunto, dare delle spiegazioni ai fenomeni che stanno osservando. I risultati, cosa arrivano a vedere. Qui i meccanismi di plasticità sinaptica, appunto, ho preso delle diapositive così per vedere come, appunto, ci sono e come si formano le modifiche. Non ho citato i recettori NMDA, che sono, diciamo, i protagonisti, le correnti al calcio, sono tutte cose che vengono analizzate e qui non le riportiamo. Quindi circuiti nervosi possono modificarsi, e queste sono, diciamo, le slide di sintesi dei lavori dei ragazzi. E quindi, ecco, qui ci sono i recettori NMDA che vengono trattati e si vede come, ecco, questo lo voglio dire perché è particolarmente interessante. Cosa si cerca di fare? Si cerca di trovare queste correlazioni tra, appunto, il soggetto senza recettori NMDA nell'area ippocampale interessate e il soggetto normale. Il soggetto senza recettori NMDA non ha, perde capacità di memorizzazione, quindi la correlazione, i ragazzi fanno questo tipo di approccio. Cioè, quindi l'apprendimento modifica l'efficacia sinaptica, eccetera. Qui ci sono altri dati, si arriva alla quarta fase di elaborazione. A questo punto ogni gruppo è arrivato alle sue conclusioni, ai suoi dati, ha rielaborato, ha spiegato, eccetera, e adesso c'è un lavoro di sintesi, cioè ogni gruppo spiega a tutti gli altri le sue conclusioni, dove è arrivato, cosa ha capito, e poi c'è una fase di discussione comune. E la discussione comune è come un puzzle in cui si mettono tutte i pezzi insieme, quindi un percorso che si fa sia a livello come la scrittura di un paper e poi tutti i dati che vengono messi insieme per una spiegazione globale. E qui, appunto, alla fine si fa anche nella memoria, ritornando al macroscopico, un quadro generale in cui si differenziano i vari tipi di memoria dichiarativa, esplicita, implicita, eccetera. E va bene, direi che posso chiudere. Ok, grazie per l'attenzione. Sì. Grazie. Ecco, allora qui bisogna vedere quanto noi vogliamo andare a approfondire, quanti ragazzi sono disposti a lavorarci anche a casa, e dipende. Certo, è un percorso che prende un po' di tempo. Secondo me, dando dei tempi molto stretti del tipo voi avete mezz'ora per fare questo task e quindi dopo mezz'ora dovete... la parte sulla memoria, sulla plasticità neuronale, quella prende tanto tempo, le altre evidenze erano più circoscritte, quindi con quelle si può fare anche in 2-3 ore. Non è una cosa, la plasticità neuronale è come ci hanno detto, è veramente una cosa infinita. Sì. No. Io ripeto, l'argomento della plasticità è veramente ampio, mentre questi altri sono circoscritti, quindi si prendono delle evidenze e poi ovviamente c'è la guida del docente che alla fine integrerà, ecco, non abbiamo visto tutti i vari tipi di memoria, eccetera. La partenza, cioè i prerequisiti di partenza?
I prerequisiti di partenza sono una conoscenza del sistema nervoso, ovviamente, perché neurone, eccetera, il programma che poi facciamo nelle nostre scuole, perché non è vero che noi non lo facciamo, e fra le altre cose, vabbè. Allora, il tempo è tiranno, perché cioè, il percorso avete visto, cioè, sarebbe stato bello vedere questo materiale, perché è tutto materiale preso dalle riviste scientifiche, selezionati quelli che erano gli esperimenti in cui si vedeva che dal comportamento dell'animale, che c'aveva anche la registrazione contemporanea, quali erano le aree che venivano attivate, come si associavano col comportamento, e quindi i ragazzi alla fine hanno visto che diversi tipi di memoria usano strade diverse che poi si parlano, quindi cioè è un approccio alla complessità e anche, diciamo, al comprendersi, che è molto importante per i ragazzi, e poi complessivamente, cioè, riusciamo ad ottenere diverse cose. La scelta del materiale, inibizione ad affrontare questi temi, gli esperti invece hanno più, però i ragazzi si fanno queste domande, noi cerchiamo di dare qualche risposta, non certo più. Scusa se no, quindi, cioè, la parte della selezione del materiale, visto che non è che possiamo prendere i topi, mettergli gli elettrodi, eccetera, a scuola non lo possiamo fare e non lo vogliamo neanche fare, e quindi, però abbiamo questa messa enorme di materiale su cui possiamo lavorare, che possiamo selezionare per far arrivare i ragazzi piano piano a comprendere delle cose in modo chiaro. E quindi c'è questo zoomare continuamente, no? Io dico dal macro al micro al molecolare, e poi ritornare indietro dal molecolare, e in un dialogo continuo fra quello che si vede sperimentalmente, il comportamento, e poi la comprensione di queste funzioni complesse. Volentieri. Sì, si guarda come è. Sui siti della normale o dell'Accademia, è un po' tanta roba. Sono un po' pesanti, e poi sono già sintetizzati. Ecco, sì, sono incluse le diapositive che tu non hai avuto tempo di mostrare, per esempio. Sì, che ho preso ci sono da. Sono dei siti appositi per questo programma, per la scuola. Volentieri, ecco. Volentieri, sentirò anche le fonti ad Albion. Sì, perché? Sì, sì, no, ma l'avevo già sentita, era assolutamente. Vuole concludere? Allora, sentite, io ora. Riportano agli altri e poi discutono tutti insieme in modo da formulare un modello. Anche lì un'ora o due. Poi dipende sulla parte neuronale, e lì ci si perde per la plasticità, mentre sulle varie memorie lì si può, con la guida dell'insegnante, arrivare anche a formulare in terra tutte le varie memorie, le connessioni. Sono carini loro, sì, divertenti. Il discorso del tempo, vi ho detto che avevo aperto e chiuso la parentesi, perché cioè, quando si fanno dei percorsi e si lavora in questo modo, una cosa che a me succede sempre è che inciampiamo in una miriade di altre domande che aprono altri interrogativi, e che ai ragazzi viene voglia di andare anche in quelle altre direzioni, per cui poi alla fine il docente deve tenere la barra, perché se no però a volte dispiace anche dirgli ora basta, basta, perché sta per suonare la campanella. A questo proposito, però, ci sono anche delle esperienze che si fanno in tutte le scuole, come la settimana scientifica, per esempio da noi la collega negli anni passati ha fatto proprio delle particolari presentazioni, una giornata dedicata alle neuroscienze con i ragazzi, che presentavano e approfondivano degli argomenti, quindi
al limite dei tempi si riescono a ritagliare, ecco, anche magari con... Sì, cioè a scuola mia, lo sapete, noi abbiamo Scienza Aldini, anche quello è tutto un percorso di ricerca didattica e, che si fa con i ragazzi. Qui c'è per esempio Lucia Flori, 3 anni fa, fece, abbiamo un modello del DNA fatto perfetto come nei migliori musei scientifici del mondo tirammo fuori, cioè, lei fece fare ai ragazzi, che venne fuori dalla ricerca anche dei ragazzi, la simulazione della diffrazione a raggi X dell'elica con la famosa croce, con l'elica presa da una lampadina di tungsteno dei vecchi fari delle automobili e con un laser. Quindi insomma, nel curricolare stretto il tempo di fare queste cose non c'è. Questo però dimmi. Sì. Perché tante volte mi sono chiesta concretamente l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienza Naturale cosa ha fatto, cosa sta facendo per parlare al Ministero e dire che è una vergogna che l'insegnamento delle scienze sia di 2 ore miserabili nel 90% delle scuole, con delle pretese assurde, con tanto di valutazione, tra l'altro dobbiamo far rientrarci anche questo per prendere il tempo. E mi chiedo qui perché ne avrei tantissime, però concretamente avete un dialogo oppure c'è un dunque modo dunque vi do del tu perché siamo tutti colleghi. Dunque, io la mia scuola è una scuola che ha particolarmente sofferto della riforma Gelmini. Noi avevamo una sperimentazione trentennale splendida che funzionava benissimo, con 18 ore sul quinquennio, quindi neanche tantissimo, che ci hanno portato a 13 perché la mia scuola non ha voluto le scienze applicate. Quindi noi abbiamo buttato alle ortiche 40 anni di ricerca didattica, siamo tornati indietro di 50 anni e tanti, tanti pezzi io li devo fare trasmissivi perché non ho alternativa con i ragazzi. Dunque, per cui io sono una di quelle che è stata più battagliera. Abbiamo scritto tantissimi documenti, però non ci sono orecchie che ascoltano, cioè non abbiamo interlocutori. Se vai sul sito dell'ANISN, io e altri colleghi abbiamo scritto un documento di analisi proprio sulla ricosa Gelmini, abbiamo fatto tutta l'analisi delle percentuali di quanto era data nel liceo scientifico, all'area scientifica, che percentuale ci aveva. E poi appunto... Le cose che vi ho detto, tutte analizzate a livello internazionale, cioè io vado alle Olimpiadi internazionali e vi assicuro che i paesi che sono più curiosi di come si insegna noi sono quelli dell'est asiatico. Io ho i colleghi della Corea, del Vietnam, che mi chiedono le cose, io siccome ero una biochimica ho cominciato a fare ricerca didattica in biochimica, ma senti, ma te come fai? Ma... sono curiosissimi e ci investono tanto e evidentemente hanno anche il tempo, altro tempo scuola. Poi i bimbi che vengono le medaglie d'oro hanno tutti gli occhi a mandorla, tutti. Bello. E sì, per c'è solo, anche tante altre solo. Cose, no? Però qui non lo so, abbiamo degli interlocutori che per ora almeno sembrano sordi. Poi però noi continuiamo a lottare. Isabella si è spesa come non mai per perorare la. Vi posso dire che quando mi chiamarono al Ministero nel 2010, l'anno prima della riforma Gelmini, per fare le indicazioni nazionali che volevano qualcuno delle associazioni, e l'associazione mandò me. Allora, una lotta feroce, vi devo dire feroce, per fare un programma di biologia, di chimica e di scienze della Terra, con un ispettore che appena arrivammo ci disse: oh, poca roba, perché qui ci abbiamo poco tempo, se no gli insegnanti dicono che ci hanno da fare troppo. Questa fu la premessa, il buongiorno fu. E avevamo fatto tutto un programma di quinta, che avevo chiamato anche Angela, ci avevamo messo anche un pezzo di neuroscienze in quinta. Ma non c'è, l'avete visto che non c'è. C'è la biochimica. La biochimica era una delle cose che avevo proposto, che d'altra parte era massacrata, banalizzata nei libri con i ragazzi che non ci capiscono nulla, perché c'è la coordinata di reazione per spiegare gli enzimi nel biennio. Io adesso che cosa ci capiscono, ma insomma. Però per ora io
spero che poi piano piano ascoltino. E secondo me comunque tutte queste cose che facciamo, più visibilità diamo a quello che facciamo, non stiamo a piangerci addosso. Poi io dico sempre una cosa, si chiama associazione perché sono tanti insegnanti, io mi faccio le mie 18 ore a scuola tutti i giorni e poi dedico tempo anche a altro. Forse se tutti ci mettiamo insieme, cioè se voi volete venire un pochino a dare una mano all'associazione, iscrivervi e fare qualcosa, siete benvenuti ovviamente. Siamo tanti insegnanti che ci siamo messi insieme, c'è qualcuno che è un po' più sognatore, un po' più lottatore degli altri, che si mette a fare anche altre cose, però siamo noi, non è che ci abbiamo... comunque qualcosina piano piano riusciamo a ottenere su questa cosa qui delle ore. Purtroppo ho visto che non c'è niente da fare, anche perché poi sapete, il lenzuolo è corto, perché in realtà la riforma Gelmini, cioè io non la chiamo riforma, la chiamo riordino, deriva dalla legge Tremonti del 2008, cioè Tremonti che in realtà ha fatto la modifica, cioè gli 8 miliardi di tagli hanno generato questa cosa, per cui... le ore date in più a noi le tolgono a qualcun altro, insomma lasciamo perdere queste dinamiche. Prego, allora ci vediamo il 16, va bene?